La compagnia italiana di prosa, Lilla Brignone, Gianni Santuccio, Camillo Pilotto e Edda Albertini, Carlo D'Angelo, con Paola Borboni, Mario Feliciani, presenta Il Crogiuolo, quattro atti di Arthur Miller, versione italiana di Luchino Visconti e Gino Bardi. Personaggi e interpreti. Reverendo Samuel Parris, parroco di Salem, Mario Feliciani. Betty Parris, sua figlia, Alida Cappellini. Tituba, schiava negra del reverendo Parris, Marisa Pizzardi. Abigail Williams, Edda Albertini. Susanna Walcott, Laura Giordano. Signora Ann Putnam, Paola Borboni. Thomas Putnam, suo marito, Cesare Fantoni. Mercy Lewis, serva dei Putnam, Laura Betti. Mary Warren, serva dei Proctor, Ornella Cappellini. John Proctor, Gianni Santuccio. Rebecca Nurse, Vittorina Benvenuti. Giles Cori, Claudio Ermelli. Reverendo John Hale, parroco di Beverly, Carlo D'Angelo. Elizabeth Proctor, moglie di John, Lilla Brignone. Francis Nurse, marito di Rebecca, Bruno Smith. Ezekiel Civar, Gianni Lepski. Herrick, maresciallo, Aldo Talentino. Giudice Hawthorne, Olinto Cristina. Vice governatore Danforth, Camillo Pilotto. Hopkins, guardia, Emilio Marchesini. Prima ragazza, Lilla Gatti. Seconda ragazza, Mara Boni. Terza ragazza, Lella Petna. Quarta ragazza, Luisa Fiore. Quinta ragazza, Giuliana Loiodice. Sesta ragazza, Maria Luisa Leonardi. Settima ragazza, Adriana Vianello. Regia teatrale di Luchino Visconti. Adattamento e regia radiofonica di Marco Visconti. Una piccola camera da letto al piano superiore della casa del reverendo Samuel Parris a Salem, nel Massachusetts, nella primavera dell'anno 1692. Il reverendo Parris è inginocchiato accanto al letto, nell'atto di pregare. Sua figlia, Betty Parris, di 10 anni, è distesa, inerte, sul letto. La mia Betty guarirà! Vattene! La mia Betty non morirà! Fuori di qui! Fuori! Fuori! Dio mio, aiutami! Betty, bambina cara, svegliati, apri gli occhi, Betty, cara. Zio, Susanna Walcott è stata dal dottor Grinch. Falla entrare. Sì, zio, vieni, Susanna. Allora, che cosa dice il dottore? Mi ha ordinato di venirvi a dire che nei suoi libri per un caso come questo non riesce a trovare nessuna medicina. Allora deve continuare a cercare. Sì, signore, non ha fatto che cercare nei suoi libri da quando vi ha lasciato. Ma mi ha ordinato di dirvi che dovete pensarci voi, perché deve esserci qualche causa soprannaturale. No, no, non ci sono cause soprannaturali. Digli che ho mandato a chiamare anche il reverendo Hale di Beverly e che il signor Hale mi darà certamente ragione. Che lui si limiti a cercare una medicina e non pensi a cause soprannaturali. Non ce ne sono. Sì, signore, però mi ha ordinato di dirvelo. Non parlarne in paese, Susanna. Va subito a casa e non parlare di cause soprannaturali. Sì, signore. Zio, zio! Dappertutto si parla di stregoneria. Penso sia meglio che voi andiate giù personalmente a smentire queste voci. Il salotto è pieno zeppo di gente. Resterò qui io con Betty. E che cosa gli dirò? Che ho scoperto mia figlia e mia nipote nella foresta, a ballare come delle invasate. Zio, è vero, abbiamo ballato. Dite pure che l'ho confessato. E magari mi frusteranno in pubblico. Ma la gente parla di stregoneria. Betty non è stregata. Abigail, io non posso presentarmi alla congregazione quando so che tu non mi hai detto tutto. Che cosa facevate nella foresta? Abbiamo ballato, zio! E quando voi siete saltato fuori all'improvviso dal cespuglio, Betty si è spaventata ed è svenuta. Non c'è niente altro. Siediti! Io non farei mai del male a Betty. Le voglio troppo bene. Senti, Abigail, la punizione per te verrà a suo tempo. Ma se tu hai avuto a che fare con gli spiriti della foresta, devi dirmelo subito, perché i miei nemici lo verranno certamente a sapere e ne approfitteranno per rovinarmi. Ma non abbiamo evocato gli spiriti. E allora perché da mezzanotte Betty non si muove più? La sua condizione è disperata. Voglio sapere la verità, o saranno i miei nemici a scoprirla. Dimmi che cosa avete fatto. Abigail,
Ti rendi conto che ho molti nemici? L'ho sentito dire, zio. C'è una fazione che è decisa a buttarmi giù dal pulpito, lo capisci? Credo di sì, signore. E ora, proprio in piena lotta, si viene a scoprire che la mia casa è il focolaio di pratiche oscene. Si commettono atti abominevoli nella foresta. Ma si scherzava, zio! E lo chiami scherzare? Quando vi ho sorprese, ho visto Tituba che agitava le braccia sul fuoco. Perché? L'ho sentita urlare delle frasi sconnesse. Si dondolava su quel fuoco come una bestia ferita. Tituba canta sempre le sue canzoni delle Barbados e noi balliamo. Non posso fingere di ignorare ciò che ho veduto. Neanche i miei nemici lo ignoreranno. C'era una veste buttata sull'erba. Una veste? Sì, una veste. E mi è sembrato di vedere una persona nuda che correva tra gli alberi. Nessuna di noi era nuda, zio! Vi sbagliate! L'ho vista con i miei occhi. Dimmi la verità, Abigail. Qualunque atto abominevole abbiate commesso, dimmelo, perché non posso rischiare di farmi sorprendere quando andrò giù davanti a loro. Non c'è niente altro, ve lo giuro, zio. Abigail, per 3 lunghi anni io ho lottato per piegare questa gente caparbia. E ora, proprio ora che cominciavo a godere di un po' di rispetto nella parrocchia, tu vieni a compromettere la mia reputazione. Ti ho dato una casa, figliola. Ti ho dato di che coprirti. Ho diritto ad una risposta sincera. In paese il tuo nome è assolutamente senza macchia, è vero? Certo, ne sono sicura. Il mio nome è senza macchia. Abigail, non c'è stato nessun altro motivo, oltre quelli che mi hai detto, per il tuo licenziamento dal servizio della signora Proctor. Ho sentito dire, e ti ripeto quello che mi è stato riferito, che la signora Proctor viene in chiesa così di rado quest'anno perché non vuol trovarsi a sedere accanto a qualcosa di immondo. A chi si riferisce questo apprezzamento? Quella mi odia, zio! Mi odia! Perché mi sono rifiutata di farle da schiava. È una donna astiosa, bugiarda, falsa e senza cuore. E io non voglio lavorare per una donna simile. Può darsi. Tuttavia mi preoccupa il fatto che da 7 mesi che hai lasciato la sua casa nessun'altra famiglia ti abbia voluto a servizio. È perché tutte vogliono delle schiave e non una come me, che se le prendano le Barbados, le schiave. Io non voglio ammazzarmi per nessuna di loro. Siete pentito di avermi ospitata, zio? No, no. Il mio nome è onorato in paese. Non tollero che si dica che il mio nome è macchiato. La signora Proctor è una pettegola, bugiarda. No, non può entrare nessuno. Ah, signora Petnam, siete voi, venite. Che cosa incredibile. È certo un colpo infernale sulla vostra casa. No, signora Petnam, è soltanto che... A che altezza volava? A che altezza? No, non ha volato. Ma sì che ha volato. L'ha visto il signor Collins passare sopra la stalla di Ingersoll e poi ha detto... È scesa giù, leggera come un uccellino. Ma no, signora Petnam, Betty non ha mai... Provvidenza. Oh, buongiorno, signor Petnam. Che la cosa sia stata scoperta, una provvidenza. Che cosa è stato scoperto, che... Ma ha gli occhi chiusi, guarda, Strano, la nostra ha gli occhi aperti. Anche Ruth è ammalata. Ammalata non è la parola. Il tocco del diavolo è ben peggio di una malattia. È la morte, con l'unghia forcuta che la distrugge. No, Dio non voglia. Ma che cos'ha, Ruth? Che cos'ha? Stamattina non si è svegliata, ma ha gli occhi aperti e cammina. Non sente niente, non vede niente, non vuol mangiare. È come se la sua anima se ne fosse andata. Dicono che avete mandato a chiamare il reverendo Hell a Beverly. È solo per precauzione. Egli ha molta esperienza in tutte le questioni demoniache. Sì, è vero, vi ricordate? L'anno scorso scoprì una strega a Beverly. No, signor Hell, ci fu solo il sospetto che fosse una strega. Io sono sicuro che qui non c'è nessun elemento di stregoneria. Nessun elemento di stregoneria? Ma stiamo bene, sentite. Thomas, vi prego, non parlate di stregoneria. Sono sicuro che voi, meno di tutti, Thomas, mi vorreste vittima di un'accusa così tremenda. Non possiamo parlare di stregoneria. Mi caccerebbero da Salem come un cane idrofobo se la mia casa fosse contaminata. Sentite, signor Parris, in ogni contrasto mi sono schierato sempre dalla vostra parte e vorrei continuare a farlo. Sempre che si intende, voi non continuate a negare l'evidenza dei fatti. Qui siamo preda di spiriti maligni e vendicativi che aggrediscono i nostri figli. Ma Thomas, voi non potete... Avanti, racconta al signor Parris quello che ti è successo. Ho avuto 7 bambini, reverendo, e li ho dovuti seppellire tutti senza battesimo. Mai si erano visti nascere bambini così robusti. Eppure mi sono morti tutti fra le braccia la notte stessa del parto. Non ho mai detto niente, ma nel cuore nutrivo dei sospetti terribili, finché quest'anno la mia Ruth, la mia unica, incomincia stranamente a cambiare. È diventata una bambina chiusa e si consuma come se una bocca le succhiasse la vita.
Così ho pensato di mandarla dalla vostra Tituba. Tituba? Che cosa c'entra Tituba? Tituba sa parlare con i morti, signor Ferris. Invocare i morti è un peccato mortale, signora Ann. Ne rispondo io con la mia anima. E chi altri potrebbe rivelarci con certezza l'assassino dei miei bambini? Madonna. Sono stati assassinati, signor Ferris. Giudicate dalle prove. Ascoltatemi bene. Ieri sera la mia Ruth era vicina ai loro piccoli spiriti. Ne sono convinta, reverendo. Altrimenti, come si spiega che si sia ammutolita, se non per opera di una forza oscura che le paralizza la lingua? È un segno prodigioso, signor Ferris. Ma non vi rendete conto, reverendo? C'è in mezzo a noi una strega assassina che si nasconde nell'ombra. Lasciate che i vostri nemici dicano quello che vogliono, ma voi non potete più ignorare questi fatti. Allora, questa notte tu evocavi gli spiriti? No, io no, signore. Erano Tituba e Ruth. Ah. Abigail, così hai compensato la mia generosità. Sono un uomo finito. No, non siete un uomo finito se prendete l'iniziativa. Non aspettate che vi accusino, ma dichiarate voi stesso d'avere scoperto delle pratiche di stregoneria. In casa mia, Thomas, mi distruggerebbero. Scusate, volevo solo vedere come sta Betty. Perché non sei restata in casa? Chi c'è con Ruth? È venuta la nonna. Ruth sta un po' meglio, credo. Poco fa ha fatto un fortissimo starnuto. Ah, un segno di vita. Non starei più in pensiero, signora Putnam. Era uno starnuto magnifico. Un altro così le rimetterà la testa a posto. Ne sono sicura. Vi dispiacerebbe di andarvene adesso, Thomas. Vorrei rimanere solo per pregare un po'. Zio, è da mezzanotte che pregate. Perché non andate giù? No. Non so cosa dire a quella gente. Aspetterò che arrivi il reverendo Hale. Se non vi dispiace, signora Ann. Ascoltate, reverendo. Accettate questa guerra con il diavolo e il paese vi benedirà. Venite giù, parlate con i vostri fedeli, pregate insieme a loro. Attendono ansiosi una vostra parola, signore. Mi auguro che vorrete pregare con loro. Canteremo un salmo tutti insieme. Ma non parlate di stregoneria. Mi rifiuto di discuterne. La cosa non è ancora sicura. Ne ho avuto abbastanza di liti in questa parrocchia e non ne voglio più. Mercy, vai a casa e resta con Ruth, hai capito? Sì, signore. Se cerca di avvicinarsi alla finestra, chiamatemi subito. Sì, zio. Ma che cosa ha Ruth? Non so, cose dell'altro mondo. Da ieri sera cammina come una morta. Betty, adesso basta. Su, Betty, alzati subito. Di, hai provato a dargliene? A Ruth gliene ho date, è forte, e si è svegliata per un minuto. Dai, lascia fare a me. No, che può tornare lo zio. Senti, se ti fanno delle domande, di pure che abbiamo ballato. Tanto gliel'ho già detto. Va bene. E niente altro? Lui sa che Tituba ha chiamato dal sepolcro le sorelline di Ruth Putnam. E poi? Ti ha vista, nuda. Oh, Gesù, cosa facciamo? Il paese è in subbuglio. Vengo adesso dai campi, anche là si parla di stregoneria dappertutto. Vedrai, Abby, diranno che siamo streghe. Pensa già di fare la spia, lei, lo so. Abby, dobbiamo parlare. La stregoneria è un delitto che porta alla forca, come è successo a Boston 2 anni fa. Abby, dobbiamo dire la verità. Tutto al più ti frusteranno in pubblico per aver ballato e per le altre cose. Ah, ci frusteranno. Io non ho fatto niente, Abby. Ho soltanto guardato. Ah, sei brava tu a guardare, Mary Warren? Bel coraggio da spia. Betty, su, Betty, cara, alzati. Sono Abigail. Te le do, sai, Betty? Su, che stai meglio. Ho parlato con il tuo papà, gli ho raccontato tutto, così non c'è nulla. Voglio la mamma. Betty, sei matta? La tua mamma è morta. E sepolta. Voglio volare dalla mia mamma. Betty! Lasciami volare! Sei matta! Gli ho raccontato tutto. Sa tutto. Hai bevuto sangue, Abby. Questo non gliel'hai detto. Betty, non devi dirlo mai più e mai più. È vero. Hai bevuto sangue stregato per far morire la moglie di John Proctor. Adesso basta. Betty? Basta. Basta! E adesso voi. Voi due. Sentite! Abbiamo ballato e Tituba ha chiamato dal sepolcro le sorelline di Ruth Putnam e basta! E attente, se una di voi dice una sola parola o fa il minimo accenno alle altre cose, io vengo in una notte terribile e nera a invocare su di voi una tale punizione da farvi agghiacciare! E voi sapete che sono capace di farlo! Ho visto gli indiani fracassare le teste ai miei cari genitori sul guanciale. Proprio vicino a me. Ho visto succedere
cose tremende. Di notte? Per cui mi sento capace di farvi desiderare di non aver mai veduto tramontare il sole. E ora tu, Betty, tirati su e finiscila. Cosa ne prende? Abby, muore! È un peccato chiamare gli spiriti e noi... Ti dico, piantala, Mary Warren! Oh, vado subito a casa, signor Proctor. Sei impazzita, Mary Warren, o sorda? Non ti ho proibito di allontanarti da casa? Perché ti do uno stipendio? Io devo badare più a te che alle mie vacche. Volevo solo vedere le strane cose che succedono in paese. Te le faccio vedere io le cose che succedono con una buona sculacciata, uno di questi giorni. Via, fila, a casa. Mia moglie ti aspetta e c'è da fare. Via. Meglio che vada anch'io. Devo sorvegliare Ruth. Addio, signor Proctor. Mi ero quasi dimenticata come sei forte, John Proctor. Cos'è quest'altro guaio? Fa la stupida, niente altro. Sulla strada davanti a casa mia c'è un vero pellegrinaggio verso Salem da stamattina. E in paese non si parla che di stregoneria. Che sciocchezze. Stanotte siamo state a ballare nel bosco e lo zio ci ha sorprese. Lei si è spaventata. Ecco. Ah, fai ancora la cattiva, eh? Finirai sulla forca prima di avere 20 anni. Dimmi una parola, John, una parola dolce. No, no, Abby, no, è finito. Hai fatto 5 miglia per vedere volare questa stupida. Ti conosco troppo bene. Io sono venuto a vedere quali altri guai sta combinando tuo zio. John. Levatelo dalla testa, Abby, è finito. John, tutte le notti ti aspetto. Abby, non ti ho mai promesso niente. Mi hai promesso molto, Abby, invece, mi pare. Abby, levatelo dalla testa, non verrò mai più da te. Ti piace scherzare? No, no, mi conosci, e lo sai. Io so come mi abbracciavi dietro la tua casa. E che sudavi come uno stallone quando ti venivo vicino. O forse l'ho sognato? È stata tua moglie a buttarmi fuori. Non puoi pretendere di essere stato tu. Ti ho guardato in faccia quando lei mi ha cacciata via. Mi amai e mi ami ancora adesso. Abby, sei pazza! Una pazza bene il diritto di dire delle pazzie. Ma non sono così pazza. Ti ho rivisto dopo che lei mi ha cacciata via. Ti ho rivisto di notte. Non ho quasi mai lasciato la fattoria in questi ultimi 7 mesi. Io me ne accorgo quando ti viene la voglia, John. E mi sento attirata alla finestra. Ti ho visto che guardavi su, consumato, dalla tua solitudine. Vuoi negare di avere guardato su alla mia finestra? Sì, può darsi che io abbia guardato, ma... Devi guardare, John. Tu non sei di ghiaccio. Ti conosco, ti conosco. I sogni non mi lasciano riposare. E non voglio sognare. Perché poi mi trovo sveglia a camminare per casa e ad aspettare che tu entri da qualche porta. Abby, tu sei una bambina, io... Non chiamarmi bambina! Abby, può darsi che ogni tanto io pensi a te con tenerezza, ma mi taglierei una mano prima di toccarti ancora. Levatelo dalla testa, Abby. Noi non ci siamo mai toccati, oh, Abby. Sì. Mai, Abby, mai toccati, mai. Mi meraviglio che un uomo così forte si lasci intimidire da una moglie malata. Lascia stare, Elizabeth! Lei sputa sul mio nome in paese. Dice tante bugie sul mio conto. Quella è una donna fredda, piagnucolosa, e tu ti lasci dominare, ti fai trattare come... Io ti frusto, come... sai? No. Io ti frusto! Ti frusto! Ti frusto? Dov'è il John Proctor che mi ha svegliato dall'incoscienza e ha acceso un fuoco nel mio cuore? Prima non mi accorgevo dell'ipocrisia di Salem. Non capivo l'insegnamento di menzogne che mi davano tutte quelle brave donne cristiane e i loro mariti devoti. E ora tu mi chiedi di spegnere questa luce nel mio cuore. No, no, John, non voglio, non posso. Mi hai amata e anche se è peccato mi ami ancora. John! Betty! Basta! Il salvo! Non sopporto di sentire il nome del Signore! Oh, Dio ci libera! Mercy, corri dal dottore, digli quello che è successo! È la prova, sentite me, è la prova! Signora Nurse, è un chiaro segno di stregoneria, un segno straordinario! Calmati, Betty. Mia madre me lo diceva sempre, quando non sopportano di sentire il nome del Rebecca, Signore... Rebecca, Rebecca, aiutatela, siamo perduti, non sopporta di sentire il nome del Signore. È un caso grave, Jai Corace, perciò vi prego di stare quieto. Non ho detto una parola, nessuno qui presente può affermare che io abbia detto una sola parola. Volerà ancora? Ho sentito dire che vola. Silenzio! Uomo! Che avete fatto? Come si spiega, Rebecca? Signora Nurse, perché non venite anche dalla nostra Ruth per vedere se voi potete svegliarla? Al momento opportuno si sveglierà. State calmi, per piacere. Ho 11 figli
e sono 26 volte nonna. E ho visto tutti i bambini attraversare dei periodi di stranezza. Quando ci si trovano, riescono a stancare persino il diavolo, che riesce appena a tener dietro alle loro stravaganze. Si sveglierà quando si sarà stancata di dormire. L'anima di un bambino è proprio come un bambino. Non si riesce mai ad afferrarlo correndogli dietro. Bisogna star fermi. E dopo un poco ritornerà da solo, per amore. Sì, questo è vero, Rebecca. Non è questione di periodo di stranezza, Rebecca. La mia Ruta è svanita e non vuol mangiare. E forse non ha fame. Spero che non abbiate intenzione di andare in cerca di spiriti maligni, signor Peris. In giro se ne sente parlare. Nella parrocchia si è diffusa l'opinione che tra noi si nasconda il diavolo. E io vorrei convincerli che si sbagliano. E allora uscite e dite loro che si sbagliano. Avete consultato gli amministratori della parrocchia prima di mandare a chiamare quel sacerdote perché venga a dare la caccia ai diavoli? Non viene a dare la caccia ai diavoli. No. E allora perché viene? Perché nel villaggio ci sono dei bambini che muoiono, signore. Io non ho visto nessun moribondo. La congregazione non esiste solo per fare il vostro comodo, signor Putnam. Avete convocato una riunione? Ma ne ho abbastanza di riunioni. Non si può fare un passo senza dover convocare una riunione. E un passo sì, purché non sia in direzione dell'inferno. Calma, John, vi prego, calma. Sentite, reverendo Peris, io credo sia bene di mandare a casa sua il signor L appena arriva. O avremo nuovi contrasti in seno alla congregazione, mentre avevamo tutti sperato in un po' di pace per quest'anno. Io penso che dobbiamo avere fiducia nel medico e nella preghiera. Rebecca, ma anche il medico ha dei dubbi. E quando è così, rivolgiamoci a Dio perché ci indichi lui la giusta via. È troppo pericoloso mettersi a caccia di spiriti. Ho paura, capite? Ho paura. Appena il reverendo El sarà qui, procederemo subito alla ricerca di indizi di stregoneria. Non avete nessun diritto di dare ordini al signor Peris. Nella nostra congregazione si vota per appello nominale e non in ragione degli acri di terra che uno possiede. Non vi ho mai sentito tanto preoccupato per la nostra congregazione, signor Proctor. E sì che non credo d'avervi visto in chiesa dall'ultima volta che ha nevicato. Ho già abbastanza guai per potermi permettere il lusso di fare 5 miglia solo per sentir parlare di fuoco, dell'inferno, di dannazione eterna. Ve lo dico sinceramente, signor Peris, ci sono molti altri oltre me che in questi ultimi tempi non hanno frequentato la chiesa, perché voi non vi nominate quasi più il nome di Dio. Questa è un'accusa grave. È abbastanza vero. Molti esitano a portarvi i loro bambini. Ma io non predico per i bambini, Rebecca. Del resto, non sono i bambini che trascurano i loro obblighi verso questo ministero. Pensate davvero che vi siano delle persone che trascurano? Sì, direi più della metà del villaggio di Salem. Molto di più, molto, molto di più. Dov'è la mia legna? Nel mio contratto è stabilito che mi si deve fornire legna a sufficienza. Da novembre aspetto la consegna di un solo fastello. Ho dovuto esibire le mie mani piene di geloni come un mendicante di Londra. Avete diritto a un'indennità di 6 sterline all'anno per comprarvi la vostra legna, signor Perry. Le 6 sterline fanno parte del mio stipendio. È già tanto poco quello che mi pagate senza che io spenda 6 sterline per la legna d'ardere. No, 60 più 6 per la legna. Lo stipendio è di 66 sterline, signor Proctor. Non sono abituato a vivere di stenti. Per poter servire il Signore, ho abbandonato un fiorente commercio nelle Barbados. Io non riesco a capire perché debba essere così mal visto qui. Qualunque proposta io faccia solleva un putiferio di discussioni. Mi sono spesso domandato se non ci sia di mezzo lo zampino del diavolo, altrimenti io non riesco proprio a spiegarmi il vostro contegno. Signor Peris, voi siete il primo parroco che abbia preteso la dotazione documentata di questa casa. E non vi sembra che un sacerdote abbia diritto ad una casa per abitarvi? Per abitarvi sì, ma pretendere i documenti di proprietà è come pretendere lo stesso diritto sulla chiesa. Ma io voglio una prova di fiducia. Ecco tutto. Non intendo di essere cacciato via come un cane per i capricci di una maggioranza occasionale. È intollerabile che con tanta leggerezza un sacerdote venga contrariato, contraddetto. O si ubbidisce o la chiesa brucia come l'inferno. No, non siete capaci di dire una sola parola senza nominare l'inferno. Io sono stufo dell'inferno. Non sta a voi decidere quello che vi piacerebbe sentire. Comunque credo di avere il diritto di parlare a cuore aperto. Ah sì?
Siamo dunque diventati quaccheri? No, qui non siamo ancora quaccheri, signor Proctor. E potete informarne i vostri seguaci. I miei seguaci? C'è una fazione in seno alla chiesa. Non sono cieco. Esiste una fazione. Un vero partito. Contro di voi? Contro di lui e contro l'autorità costituita. Allora voglio proprio trovarlo, questo partito, ed iscrivermi subito. Non dice sul serio. L'ha dichiarato ora. Ma non potete mancare di carità verso il vostro ministro. Siete di tutt'altra natura, John. Stringetegli la mano. Fate la pace. Ho ancora da seminare e la legna da trasportare a casa. Che ne dite, Giles? Eh? Andiamo in cerca di questo partito, visto che esiste un partito. Un momento, signor Proctor. Posso chiedervi di quale legna si tratta? Della mia legna, tagliata nel mio bosco, lungo il fiume. Ma siete impazziti tutti quest'anno! Questa è anarchia! Quel bosco è dentro i miei confini. I vostri confini? I miei confini, signor Proctor. Ma sono comperato quel terreno 5 mesi fa dal marito della signora Nurse. Che non aveva nessun diritto di vendere. È detto chiaro e tondo nel testamento di mio nonno che tutto quel tratto che va dal fiume... Sentite, se posso dirvela francamente, vostro nonno aveva la pessima abitudine di lasciare in eredità terre che non aveva mai posseduto. Toccate una sola delle mie querce e farete i conti con me prima di poterla portare in casa. Bene, Putman, e vinceremo noi. Io e questo pazzo qui. Vi farò cacciare dai miei uomini, corri! Vi trascinerò in tribunale! Prego, qualcuno prenda questi libri. Oh, signor Hale, che piacere rivedervi. Sono pesanti. Naturale, il peso dell'autorità. Siete venuto ben preparato. Avremo bisogno di uno studio profondo se c'è da scovare il vecchio maligno. Rebecca Nurse? Sì, signore. Mi conoscete? È strano come ho potuto riconoscervi subito. Suppongo sia perché avete l'aspetto che si addice a un'anima generosa. A Beverly abbiamo tutti sentito parlare delle vostre grandi opere di carità. Conoscete questo signore? È Thomas Putnam. E sua moglie, la brava signora Anne. Putnam? Non mi aspettavo di trovarmi in così eletta compagnia, signore. Non credo che ciò abbia molto peso qui oggi, signor Hale. Noi speriamo che possiate venire a casa nostra per guarire la nostra bambina. Anche vostra figlia è sofferente? Si direbbe che la sua anima sia volata via. La bambina dorme, eppure cammina. E non mangia. Non mangia? Anche voi avete dei figli ammalati? No, quelli sono contadini, John Proctor, Giles Corey. Lui non crede alle streghe. Io non ho mai parlato di streghe né in un modo né nell'altro. Andiamo, andiamo, venite, Giles. No, 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 John, credo di no. Ho qualche domanda da rivolgere a questo signore. Ho sentito dire che sareste un uomo pieno di buon senso, signor Harry. Spero che avrete la generosità di lasciarne un po' a Selim. Volete visitare la mia bambina, reverendo? Sì. Ha tentato di gettarsi dalla finestra. Questa mattina l'abbiamo trovata sulla strada maestra che agitava le braccia come se volesse volare. Cerca di volare? E non sopporta di sentire il nome del Signore, reverendo. Questo è un segno sicuro di stregoneria. No. No. Ora lasciate che vi spieghi. Non bisogna lasciarsi sviare dalla superstizione. Il diavolo è inequivocabile. I segni della sua presenza sono concreti, come la pietra. E devo avvertirvi che mi rifiuterò di agire se non siete disposti ad accettare il mio giudizio, anche nel caso in cui io non trovassi sulla ragazza nessun indizio del marchio dell'inferno. D'accordo, signore, siamo tutti d'accordo. Accetteremo il vostro giudizio. Intesi? Dunque, reverendo, qual è il primo sintomo che avete notato di queste stravaganze? Ecco, signore, io ho sorpreso lei e mia nipote Abigail insieme a una decina di altre ragazze a ballare nella foresta la notte scorsa. Voi permettete il ballo? No, no, lo facevano di nascosto. La schiava del signor Perry se pratica di fatture, signore. Non possiamo esserne certi, signore. Lo so io, signore. Ho mandato la mia bambina perché si facesse dire da Tituba chi è stato a uccidere le sue sorelline. Signora Anne, avete mandato una bambina a evocare i morti. Lasciate che sia Dio a giudicarmi. Non voi, Rebecca, non voi. Non permetterò più che voi mi giudichiate. È forse naturale perdere 7 figli prima che abbiano vissuto un solo giorno? 7 morti appena nati.
Sì. Che libro è? Ci trovate qualche cosa, signore? Qui c'è raccolto tutto il mondo invisibile, studiato, calcolato e definito. Da questi libri il diavolo esce spogliato di tutti i suoi travestimenti. Qui dentro ci sono catalogati tutti gli spiriti che conoscete, la causa dei vostri incubi e delle vostre debolezze. Ci sono le streghe che strisciano sulla terra, vanno per aria, per mare, gli stregoni della notte, quelli del giorno. Ma non dovete avere più paura. Se un demonio si è nascosto in mezzo a noi, lo scoveremo. E io lo schiaccerò, annientandolo non appena avrà mostrato la sua grinta. La bambina soffrirà, signore? Non so. Se è veramente in potere del diavolo, sarà forse necessario squartare ed estirpare per liberarla. Allora io me ne vado. Sono troppo vecchia per assistere a cose simili. Ma Rebecca, oggi forse riusciremo a eliminare finalmente la causa di tutti i nostri mali. Lo spero e pregherò Dio per voi, signore. Spero che non vorrete insinuare che qui ci si voglia rivolgere a Satana. Chi lo sa? Su, signorel, procediamo. Signorel. Signorel, c'è una domanda che ho sempre desiderato rivolgere ad un uomo istruito. Che cosa vuol dire quando si leggono dei libri? Che libri? Ma non saprei, perché li nasconde. Chi li nasconde? Marta, mia moglie. Molte volte, quando mi sveglio la notte, la trovo in un angolo a leggere un libro. Che cosa ne pensate? Non è detto che... Ora, io non voglio dire che mia moglie abbia rapporti col diavolo, ma mi piacerebbe proprio di sapere che libri legge e perché poi li nasconde. Mia moglie non vuol dirmelo. Va bene. Ne riparleremo. Adesso, Betty, cara, vuoi tirarti su? Mi senti? Sono John Hale, il reverendo di Beverly. Sono venuto per aiutarti, cara. Ti ricordi delle mie due bambine a Beverly? Betty, rispondi al signor Hale. Betty! C'è qualcuno che ti perseguita, bambina? Può anche non essere una donna o un uomo. Magari è un animale che ti viene vicino, restando invisibile agli altri. Forse un maiale, un topo o qualunque altro animale. Senti la presenza di qualcuno che ti ordina di volare? In nomine Domini, Sabaoth, sui filique, ite ad infernos. Oh. Abigail, che genere di balli facevate nella foresta? Un ballo qualunque. Credo di avere il dovere di dire che sull'erba del prato, dove le ragazze ballavano, ho veduto una pentola. C'era la minestra! Che genere di minestra c'era in quella pentola, Abigail? Minestra di fagioli, lenticchie, mi sembra. Signor Parris, non avete notato per caso qualche cosa di vivo nella pentola? Un topo, un ragno, una rana? Mi è sembrato di vedere qualcosa che si muoveva nella minestra. È saltata dentro da sola! Non ce l'abbiamo messa noi. Che cosa è saltato dentro? Una piccola rana. Una rana! Abby! Abigail, tua cugina sta forse per morire. Avete evocato il diavolo ieri sera. No, no, io no. Tituba, Tituba. Ha evocato il diavolo! Vai parlare con Tituba. Signora Anne, volete condurla su? Come ha fatto a evocarlo? Non lo so, parlava il dialetto delle Barbados. Non hai sentito nulla di strano quando l'ha evocato? No. Un improvviso vento freddo, la terra che tremava sotto i piedi? No, non ho visto nessun diavolo! Betty, svegliati, Betty!
Non devi cercare di sfuggirmi, Abigail. Tua cugina forse ha bevuto un po' del brodo che era nella pentola? No! Tu l'hai bevuto? No! A Tituba ti ha chiesto di berlo! Ha tentato, ma io non ho voluto. Perché cerchi di imbrogliarmi? Ti sei venduta a Lucifero, no, eh? No, no, io sono una brava ragazza. Sono una ragazza onesta. È stata lei a farmelo fare e anche a Betty. Abby! Mi ha obbligato a bere il sangue. Sangue? Il sangue delle mie bambine! No, no, sangue di gallina. Le ho fatto bere del sangue di gallina. Donna, hai messo queste ragazze al servizio del diavolo. No, 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 signore. Io non traffico con nessun diavolo. E allora perché non si sveglia? Sei tu che la costringi a dormire. Io voglio bene alla mia Betty. Tu hai fatto una fattura a queste bambine, vero? Stai reclutando anime per il diavolo. Mi ha fatto una fattura in chiesa. Mi fa ridere durante le preghiere. Difatti, l'ho vista ridere spesso durante la preghiera. Viene a prendermi di notte per farmi bere sangue. Me lo hai chiesto tu. È stata lei a supplicarmi di fare una fattura. Bugiarda. Viene da me quando dormo, mi fa sognare cose oscene. Ma cosa dici, Abby? Mi sveglio e sono in piedi davanti alla porta aperta e senza niente addosso. La sento sempre ridere mentre dormo. La sento cantare le sue canzoni delle Barbados e mi tenta. Signor reverendo, non ho mai... Tituba, ti ordino di svegliare questa bambina. Non ho nessun potere sulla bambina, reverendo. Sì che lo hai e devi liberarla. Quando hai firmato il patto col diavolo? Mai... Tituba, confessa, o io ti porto fuori e ti frusto fino a farti morire. Questa donna deve essere impiccata, deve essere presa e impiccata. No, 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 non impiccate, Tituba. Gli dirò che non voglio più lavorare per lui, signore. Il diavolo. Allora l'hai visto. Senti, Tituba, io so che quando ci si è legati con l'inferno è molto difficile liberarsene, ma noi ti aiuteremo a tornare libera. Signor reverendo, io credo che ci sono altre persone che stregano queste bambine. Chi? Ah, non lo so, signore, ma il diavolo si serve di molte streghe. Davvero? Tituba, guardami negli occhi. Guardami negli occhi! Tu vuoi essere un'onesta cristiana, non è vero, Tituba? Oh, sì, signore, onesta cristiana. E vuoi bene a queste bambine? Oh, sì, signore, non voglio fare del male alle bambine. E ami Dio, Tituba? Amo Dio con tutta l'anima! E allora, nel santo nome di Dio... Sia benedetto... E alla sua gloria... Oh, gloria eterna, benedetto, benedetto... Confessati, Tituba, lascia che la luce benedetta del Signore ti illumini. Sia benedetto il Signore! Quando il diavolo è venuto da te, è venuto con qualche altra persona... Forse con qualcuno del paese? Qualcuno che tu conosci? Con chi è venuto? Con Sarah Good? Lo hai mai visto con Sarah Good? O con la Osborne? Chi c'era con lui? Uomo o donna? Uomo o donna? Uomo o donna? Uomo o donna? È donna? Chi è? È molto buio, è io! Ma se riesci a vedere lui, perché non riesci a vedere anche lei? Ecco, parlano sempre. E corrono di qua e di là e si danno un gran da fare. Ma sono di Salem, streghe di Salem. Credo, sì, signore. Tituba, non devi aver paura di dirci chi sono, hai capito? Noi ti proteggeremo. Il diavolo non può prevalere su un ministro di Dio, questo lo sai, è vero? Oh, sì, signore, oh, lo so. Tu hai confessato il tuo peccato di stregoneria e con questo dimostri il tuo desiderio di sposare la causa del Signore. Noi ti benediremo, Tituba. Oh, Dio, proteggi Tituba. Chi è venuto da te col diavolo? Due, tre... Quattro? Quanti? Erano quattro. Erano quattro. Chi? Chi? I nomi? Quattro. I nomi? Ah, quante volte mi ha comandato di uccidermi, signor Perry! Uccidermi? Diceva, il signor Perry deve essere ucciso. Il signor Perry non è uomo di buon cuore. Il signor Perry è un uomo cattivo, spietato. E mi comandava di alzarmi dal letto e tagliarmi la gola. Ma io gli ho detto, no, 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 io non odio quell'uomo, non voglio uccidere quell'uomo. Ma lui diceva, tu lavori per me, Tituba, e io ti darò la libertà, ti darò un bel vestito e ti manderò su, su in cielo e potrai tornare volando alle Barbados! Ah! Ah, ah, io gli dicevo, non è vero, diavolo, non è vero, ma poi... Lui viene in una notte di tempesta e mi dice, guarda, ho anche gente bianca che lavora per me. Ho guardato, sì. E lì c'era la signora Good. Sarah Good. Sì, signore, è la signora Osborne. Lo sapevo. La signora Osborne è stata la mia allevatrice per ben tre volte. Ti avevo pregato, Thomas, non è vero? La
avevo pregato di non chiamare più la signora Osborne perché mi faceva paura. Le mie bambine morivano sempre nelle sue mani. Coraggio, Tituba, devi darci tutti i loro nomi. Dio ti benedirà per l'aiuto che ci dai. Voglio che la luce di Dio mi illumini. Voglio l'amore di Gesù. Ho ballato per il diavolo, l'ho visto. Ho firmato il suo libro. Voglio tornare a Gesù, gli bacio la mano. Ho visto Saragotto col diavolo. Ho visto la signora Osborne col diavolo. Ho visto Bridget Bishop col diavolo. Ho visto George Jacobs col diavolo. Ho visto la signora O col diavolo. Parla, parla. Sia gloria a Dio, l'incantesimo è sciolto, sono libere. Ho visto Marta Bella col diavolo. Ho visto la signora Silver col diavolo. L'ufficiale giudiziario, vada a chiamare l'ufficiale giudiziario. Ho visto Alice Barrow col diavolo. Dica l'ufficiale giudiziario di portare qui i ferri. Ho visto la signora Hawkins col diavolo. Ho visto la signora Piper col diavolo. Ho visto la signora Mood col diavolo. La stanza al pian terreno della casa di Proctor, 8 giorni dopo. Quasi buio. Sono stato a seminare lontano, ai confini del bosco. Allora è finito? La semina è finita. I ragazzi dormono? Dormiranno tra poco. Adesso speriamo in una buona estate. Sì. Come ti senti oggi? Bene. È coniglio, sai? Davvero? Dalla trappola di Jonathan? No, è entrato in casa oggi nel pomeriggio. L'ho trovato accucciato nell'angolo, come se fosse venuto a farci visita. È una visita di buon augurio, Elizabeth. Speriamo. Mi ha fatto pena doverlo scuoiare, ma... È condito bene? Ho cercato di cuocerlo come meglio potevo. È tenero? Sì, sì. Penso che vedremo presto i campi verdi. Sotto le zolle è caldo come sangue. Bene. E se il raccolto è buono, comprerò la giovenca di George Jacobs. Ti piacerebbe? Sì. È per farti piacere, Elizabeth. Lo so, John. Mi dai un po' di sidro? Sì. Quando ti trovi a doverlo seminare passo per passo, il podere sembra grande come un continente. Ah, lo credo. Dovresti mettere un po' di fiori in casa. Non ci ho pensato. Domani. È ancora inverno qua dentro. Se vuoi, domenica andiamo a passeggiare insieme nel podere. Sai che non ho mai visto tanti fiori nei campi. La serenella ha un profumo fortissimo. Il Massachusetts è splendido in primavera. Ah, sì, proprio vero. Ho l'impressione che tu sia di nuovo triste, vero? Sei tornato così tardi. Ho pensato che tu fossi andato a Salem questo pomeriggio. Ma perché? Non ho niente da fare io a Salem. L'altro giorno dicevi di volerci andare. Ma ci ho ripensato. C'è andata Mary Warren oggi. Ma perché gliel'hai permesso? Sai benissimo che le avevo proibito di mettere più piede a Salem. Non ho potuto impedirlo. Ma è uno sbaglio, Elizabeth, è uno sbaglio. Sei tu che comandi qui e non Mary Warren. E ha talmente spaventata che non ho più avuto il coraggio di... Ma come hai potuto farti spaventare da quel topolino, no, Elizabeth? No, non è più tanto un topolino. Quando le ho detto di non andare, mi ha guardato dall'alto in basso come fosse la figlia di un principe e mi ha risposto: devo andare a Salem, signora Proctor. Sono un funzionario della corte. Della corte? E quale corte? John, c'è una vera corte adesso a Salem. Sono arrivati 4 giudici da Boston, me l'ha detto Mary, eminenti magistrati della Corte Generale con a capo il vice governatore della provincia. Ma è impazzita. Volesse Dio. Mi ha detto che ci sono 14 persone in carcere e saranno processate, dice. E la Corte ha persino il potere di farle impiccare. Ma no, non impiccheranno nessuno. John, il vice governatore ha minacciato di farle impiccare se non confesseranno. Ho l'impressione che tutti in paese siano impazziti. Mi ha parlato anche di Abigail. E a sentir lei, Abigail sarebbe diventata una santa.
E Abigail accompagna le altre ragazze in tribunale. E quando passa, la folla si apre come il mare per la gente di Israele. E gli accusati devono sfilare davanti alle ragazze. E se queste si mettono a gridare, a mugolare, a rotolarsi per terra, la persona che ha provocato queste reazioni viene presa e buttata in carcere, sotto l'accusa di averle stregate. Ma è la più nera delle infamie. Io penso che tu debba andare a Salem, John. Devi dir loro che è tutta una frode. Sì, lo è certamente. Perché non vai da Ezekiel Cheever? Lui ti conosce bene. Digli che cosa ti ha detto Abigail la settimana scorsa in casa di suo zio. Non ti ha detto che la stregoneria non c'entrava per niente? Sì, l'ha detto. Dio non voglia che tu nasconda queste cose alla corte, John. Penso che debbano essere informati. Ma sì, è giusto, ma io mi meraviglio che possano averle dato credito. Dovresti andare a Salem oggi stesso. Perché non vai stasera? Sì, ci voglio pensare ora. Non puoi tacere, John. Lo so che non posso tacere. Ho detto che ci voglio pensare, ecco. Va bene. E allora, pensaci. Io voglio semplicemente riflettere a come potrei provare quello che mi ha detto. La ragazza è ormai considerata una santa e non sarà tanto facile mostrare la sua malafede a della gente impazzita. Quando Abigail mi ha detto quello che mi ha detto, noi eravamo soli nella stanza, quindi io non ho nessuna Eri prova... Eri solo con lei? Sì, per un momento, sì. Allora non è come mi avevi raccontato. Ma è stato questione di un momento, ti ho detto. Gli altri sono entrati subito dopo. Fa come credi, allora. Elizabeth, io non voglio più sentirmi sospettato. Io non ti sospetto. Non posso più tollerarlo. E allora cerca di non comportarti... Tu dubiti modo... ancora di me? John, se non ci fosse il pericolo di nuocere ad Abigail, esiteresti? Non credo. Tu vedi soltanto quello che... Io vedo quello che vedo. Io non permetto che tu mi giudichi, Elizabeth. Ho molte buone ragioni per riflettere prima di accusare Abigail di mistificazione e voglio riflettere. Faresti meglio a cercare di migliorare te stessa prima di azzardare un giudizio su tuo marito. Abigail, l'ho dimenticata. Anch'io. Tu non dimentichi niente e non perdoni niente. Ma cerca di essere più generosa. Io ho camminato in punta di piedi per 7 mesi in questa casa da quando lei se n'è andata. Non mi sono mosso da qui a lì senza pensare di farti piacere. Ma il tuo cuore batte ancora di rancore, lugubremente. Non posso aprire bocca che tu subito dubiti di me, pronta sempre a sorprendermi in contraddizione ogni volta che entro in questa casa. È come se io mi presentassi davanti a un tribunale. Tu non sei sincero con me. Mi avevi detto d'averla vista in mezzo a molta gente e invece... Non voglio più difendere la mia onestà, Elizabeth. John, no, intendevo basta, soltanto... basta. Mi avrei dovuto mentire quando tu mi parlasti per la prima volta dei tuoi sospetti e invece mi vergognai e da buon cristiano confessai tutto, confessai. Chissà che sogno avevo fatto quel giorno per indurmi a confonderti con Dio. Ma tu non sei Dio, Elizabeth, ricordatelo, tu non sei Dio. E cerca di vedere qualche volta quello che c'è di buono in me e non pensare soltanto a giudicarmi. Io non ti giudico. Il magistrato che ti giudica è nel tuo cuore. Ti ho sempre reputato un uomo onesto, John. Solo... un po' smarrito. Oh, Elizabeth, il tuo senso della giustizia farebbe congelare la birra. Mary, perché sei andata a Salem se te l'avevo proibito? Mi prendi in giro? Se tu oserai allontanarti un'altra volta da questa casa, io ti frusterò. Non mi sento bene, signor Proctor. Per piacere, vi prego, non fatemi male. Sono ancora tutta sconvolta. Tutto il giorno ho partecipato ai lavori della corte, signore. E questa casa, quando lavorerai per tenere pulita questa casa, visto che io ti pago 9 sterline all'anno e che mia moglie non sta bene? Vi ho preparato un regalo oggi, signora Proctor. Sono stata seduta per tante ore in aula e ho passato il tempo a cucire. Grazie. Che bella bambola. Dobbiamo amarci l'uno con l'altro adesso, signora Proctor. Sicuro? Domattina mi alzerò presto e pulirò la casa. Adesso ho bisogno di dormire. Mary, è vero che hanno arrestato 14 donne? No, signore. 39. Sono 39 adesso. Piange? Ma perché? Mary! La signora Osborne sarà impiccata! Impiccata? Hai detto impiccata? Sì. E il vice governatore lo permette? È stato lui a condannarla. Deve!
Ma Sarah Good l'ha scampata. Perché Sarah Good ha confessato. Ha confessato? Che cosa ha confessato? Che lei una volta ha fatto un patto con Lucifero e ha firmato nel suo libro nero col sangue e gli ha promesso di tormentare i cristiani fino alla caduta di Dio, quando tutti dovremmo adorare l'inferno per sempre! Ma tu lo sai che Sarah Good è una scema? L'hai detto questo alla corte? Ma signor Proctor, in pieno processo Sarah Good stava quasi per soffocarci tutti! Soffocarvi? E come? Ci ha mandato il suo spirito! Mary, Mary, ma tu certo non crederai che... Sarah Good ha tentato di uccidermi più di una volta, signora Proctor! Non te ne ho mai sentito parlare! Perché non lo sapevo! Non sapevo niente! Prima! Quando è entrata in aula, io mi sono detta... Non debbo accusare questa donna perché, poveretta, dorme all'aperto nei fossi ed è così vecchia e povera. Ma poi, mentre stava seduta lì e continuava a negare, io ho sentito un freddo terribile venirmi su per la schiena e mi è venuta la pelle d'oca in testa. Ho sentito una stretta al collo da non poter più respirare. Poi ho sentito una voce che gridava forte. Ed era la mia voce. E di colpo mi sono ricordata di tutto quello che lei mi aveva fatto. Ma che cosa ti aveva fatto? Tante, ma tante volte, signor Proctor. Lei è venuta proprio lì a quella porta a chiedere un pezzo di pane e un bicchiere di sidro. Badate, tutte le volte che la cacciavo via senza darle nulla, borbottava. Borbottava, borbotta sempre quando ha fame. Sì, ma che cosa borbottava? Pensateci bene, signora Proctor. Il mese scorso, un lunedì, mi pare, dopo che se n'è andata via, ho avuto per due giorni dei tali dolori come se mi bruciassero le budella. Non vi ricordate? Oh, sì, mi pare. Beh, questo l'ho raccontato al giudice Hawthorn. E allora lui le ha fatto questa domanda. Signora Good, dice lui, che maledizioni borbottavate perché questa ragazza si sentisse male dopo avervi cacciato via? E lei... Nessuna maledizione, eccellenza. Dicevo solo i miei comandamenti. Avrò il diritto di dire i miei comandamenti. È una risposta sincera. Già, ma poi il giudice Hawthorn le ha chiesto: dite anche a noi i vostri comandamenti. E di tutte 10 non ne sapeva neanche uno. Non li ha mai saputi i comandamenti! E così l'hanno colta in flagrante menzogna! E per questo l'hanno condannata? Ma per forza, visto che si è condannata da sola! Le prove! Ve le ho dette le prove! Le prove sono solide, hanno detto i giudici! Solide come la roccia! Non andrai più alla corte, Mary Warren! Mi dispiace di dovervi dire, signore, che dovrò andarci ogni giorno! Mi stupisce come non vediate l'importanza del lavoro che stiamo facendo. Lavoro? Bel lavoro per una ragazza cristiana, fare impiccare delle povere vecchie. Ma signor Proctor, non le impiccheranno se confessano. Dovete ammettere, è opera di Dio quella che stiamo facendo. Perciò, per qualche tempo dovrò andarci ogni giorno. Sono un funzionario della corte, dicono, e io... Te lo do io, il funzionario. Non sopporto più di essere frustata. Mary, Mary, promettimi che starai in casa. Il diavolo si è scatenato a Salem, signor Proctor! E noi dobbiamo scoprire dove si è nascosto! Il diavolo te lo faccio uscire io dalle orecchie! Il diavolo! Oggi ho salvato la vita a lei! Sono stata accusata. Siete stata nominata più di una volta. Ma io ho detto che non vi avevo mai visto mandare il vostro spirito per far del male a qualcuno. E dato che abito qui con voi, l'accusa è stata respinta. Chi mi ha accusata? Sono vincolata dal giuramento e non posso dirlo! Vai a letto. Non voglio più che mi ordiniate di andare a letto, signor Proctor! Ho 18 anni e sono donna, anche se nubile. Vuoi stare in piedi? Va bene, allora stai in piedi. Voglio andare a letto. E allora buonanotte! Buonanotte! Ci siamo, eh? Ci siamo. Mi vuole morta. Da una settimana ho capito che si sarebbe arrivati a questo. L'accusa è stata respinta. Hai sentito cosa ha detto? E domani lei continuerà ad accusarmi fino a quando mi prenderanno. Siediti ora. Mi vuole morta, John. Lo sai. T'ho detto siediti. Elizabeth,
Ora noi dobbiamo essere prudenti. Sì, prudenti, molto prudenti. Non avere paura, Elizabeth. Io andrò da Ezekiel Cheever. Gli dirò che lei stessa mi ha confessato che era tutta una menzogna. Non avere paura. John, ma con tutte quelle donne in carcere ci vorrà ben altro che l'aiuto di Cheever. Oh, John. Vuoi farmi un piacere, John? Vai da Abigail. Cosa ho da dire io a Abigail? John, accontentami. Tu non le conosci, queste ragazze. In un letto si finisce sempre per fare una promessa. Ma che promessa? Con o senza parole una promessa si fa, di certo. E lei ora ci conta, ne sono sicura. Lei pensa di eliminarmi per prendere il mio posto, John. È la sua più grande speranza, lo so. Perché fra tante migliaia di nomi scegliere proprio il mio? Chiamare in causa un nome come il mio comporta un certo rischio. Io non sono una Saragut che dorme nei fossi, né una Osbur ubriaca e mezza scema. Non avrebbe il coraggio di accusare la moglie d'un contadino se non sperasse di trarne un mostruoso vantaggio. Lei pensa di prendere il mio posto, John, ne sono sicura. No, non può pensarlo, no. John, le hai mai dimostrato il tuo disprezzo? Quando ti passa vicino in chiesa, tu arrossisci sempre. Arrossisco del mio peccato. Penso che lei lo interpreti diversamente. E tu, Elizabeth, come lo interpreti, tu? Io penso che ti vergogni. Perché ci sono io e lei ti viene lo stesso così vicina. Ma quando imparerai a conoscermi, donna? Se io fossi stato un sasso, io mi sarei spaccato dalla vergogna in questi ultimi 7 mesi. E allora vai e dille che è una sgualdrina. Qualsiasi promessa lei abbia creduto d'aver avuto da te, devi romperla, John, devi romperla. Va bene, ci vado. Ah, così a malincuore. La coprirò di maledizioni infuocate come la cenere dell'inferno, ma ti prego, non venirmi poi a rimproverare la mia collera. La tua collera? Ma io ti domando solo... Mi credi così spregevole? Mi credi proprio così spregevole? Non ti ho mai creduto spregevole. E allora perché mi accusi di averle fatto una promessa di quel genere? La promessa di uno stallone a una cavalla ho fatto a quella ragazza, ecco. E allora perché ti arrabbi quando ti dico... di romperla? Perché sembra un'ipocrisia e io sono un uomo onesto, ma non voglio più difendermi. Io mi accorgo che la tua mente si è aggrappata all'unico errore della mia vita e non potrò mai più liberarmi. Te ne libererai quando ti sarai convinto che io devo essere la tua sola donna o non esserlo affatto. Hai ancora la sua freccia piantata nel cuore, John Proctor, e lo sai bene. Buonasera. Signor Hale, buonasera. Entrate, signore. Spero di non avervi spaventato. No. Ma non ho sentito nessun cavallo. La signora Proctor? Sì, Elizabeth. Forse stavate per andare a letto. No. Noi non siamo abituati a ricevere visite col buio, ma voi siete il benvenuto, signore. Volete sedervi, signor Hale? Grazie. Sedete anche voi, signora Proctor. Un bicchiere di sidro, signor Hale? No, grazie, il mio stomaco non lo sopporta. Ho ancora da camminare molto stanotte. Sedete anche voi, signore. Non vi tratterrò molto, ma ho qualche cosa da dirvi. Qualche cosa che riguarda la corte? No, vengo di mia iniziativa, senza l'autorità della corte. Ascoltatemi. Io non so se voi ne siete già informato, ma oggi è stato fatto il nome di vostra moglie al processo. Lo sappiamo, signore. Ce lo ha detto la nostra Mary Warren e siamo rimasti sbalorditi. Io sono forestiero qui, come sapete, e non conoscendo la gente mi riesce difficile formarmi una giusta opinione sulle persone che vengono accusate davanti alla corte. Perciò nel pomeriggio e questa sera io vado di casa in casa... Vengo proprio adesso dalla casa di Rebecca Nurse. Anche Rebecca è stata accusata. Dio non voglia che una persona come Rebecca possa mai essere accusata. Tuttavia è stato fatto anche il suo nome. Ma voi non crederete, spero, che Rebecca possa aver avuto rapporti col diavolo. Tutto è possibile. Sì, ma non è possibile che voi lo crediate, signore. Tempi strani, signore. Nessuno può ormai mettere in dubbio che delle forze oscure hanno sferrato un attacco mostruoso contro questo villaggio. L'evidenza è troppo chiara per poterlo ignorare.
Ne convenite, signore? Ma io non ho esperienza in materia, ma è difficile credere che una donna devota, dopo 70 anni di vita dedicata alla preghiera, possa diventare segretamente una cagna del diavolo. Già, ma il diavolo è furbo. Non potete negarlo. Tuttavia, Rebecca è ben lontano dall'essere accusata. Sono certo che non lo sarà. Se me lo permettete, signor Proctor, io vorrei rivolgervi qualche domanda sulla qualifica cristiana di questa casa. Certamente, certamente, signore. Noi non temiamo nessuna domanda. Meglio così. Nel registro parrocchiale tenuto dal reverendo Parris, ho notato che voi andate in chiesa molto di rado la domenica. No, signore, vi ingannate. 26 volte in 17 mesi, signore. Devo convenire che non è molto. Volete spiegarmi perché mancate così spesso? Io non sapevo, signor Hell, di dover rendere conto a quell'uomo delle mie presenze o delle mie assenze dalla chiesa. Mia moglie è stata molto ammalata quest'inverno. Già, me l'hanno detto. Ma voi, signore, non potevate andare da solo? Ma certamente, certamente, signore. E ci sono andato, quando ho potuto. E quando non ho potuto, ho pregato in casa. La vostra casa non è una chiesa, signor Proctor. Ve lo dice la teologia. Infatti, signore, infatti. E dice anche che un ministro può pregare Dio senza bisogno di candelabri d'oro sull'altare. Candelabri d'oro? Fin da quando abbiamo costruito la chiesa ci sono sempre stati dei candelabri di peltro sull'altare. Li aveva fatti Francis Nurse, sapete? E mai il metallo fu lavorato da mani più esperte. Poi è venuto Parris e per 20 domeniche di seguito non ha saputo predicare altro che di candelabri d'oro finché non li ha ottenuti. Io, signore, lavoro la terra dalla mattina alla sera, ma vi dico francamente, quando io sono lì a pregare e mi rivolgo al cielo e vedo il frutto del mio lavoro risplendere ai gomiti del signor Parris, io non riesco più a pregare, signore, non riesco più a pregare. A volte ho la sensazione che quell'uomo sogni cattedrali e non le nostre umili chiese di legno. Eppure, signore, la domenica un cristiano deve andare in chiesa. Avete 3 figli, vero? Sì, signore, maschi. Come mai solo 2 sono battezzati? Non mi piace che il signor Parris metta la mano sul mio bambino. Io non vedo luce di Dio in quell'uomo e non ne ho mai fatto un mistero. Devo dirvi, signor Proctor, che questo non sta a voi deciderlo. Quell'uomo è un ministro consacrato e quindi ha in sé la luce di Dio. Che cosa sospettate, signor Hell? Ma no, io non sospetto. Ho costruito io il tetto della chiesa. Ho messo su io la porta. A voi? Questo è di buon augurio. Forse io sono stato un po' troppo pronto, un po' troppo impulsivo nell'esprimere la mia opinione nei riguardi di quell'uomo. Ma voi non potete concludere con questo che noi auspichiamo la distruzione della religione. E questo, non è vero, il vostro sospetto, signor Hell? Ma io... C'è una certa rilassatezza nella vostra vita, signore. Una certa rilassatezza. Forse siamo stati troppo severi col signor Parris, posso ammetterlo. Ma siate certo, qui non abbiamo mai amato Satana. Conoscete i vostri comandamenti, Elizabeth? Certo. Non c'è ombra di peccato nella mia vita, signor Hale. Sono una devota cristiana, devota e fedele. E voi, signore? Io sono sicuro di conoscerli, signore. Allora volete ripeterli per me, per favore? I comandamenti? Sì. Tu non ucciderai? Sì. Tu non ruberai? Non concupirai la roba del tuo prossimo? Non ti farai scultura né immagine alcuna? Non nominerai invano il nome di Dio? Non avrai altro Dio all'infuori di me. Onorerai il padre e la madre. Non attesterai il falso. Non ti farai scultura né immagine alcuna. L'avete già detto, signore. Ah, già. L'adulterio, John. Sì. Vedete, signore, tra noi due li sappiamo tutti. È soltanto un piccolo errore, signore. La teologia, signore, è una fortezza
E nessuna crepa in questa fortezza può essere definita piccola. Ma non ci può essere amore per Satana in questa casa, signore. Io lo spero. Lo spero ardentemente. Bene, allora. Vi auguro la buonanotte. Signor Hell, ho l'impressione che voi mi guardiate con sospetto. Non è vero? Signora Proctor, io non vi giudico. Il mio solo dovere è quello di contribuire, per quanto posso, alla saggezza divina della corte. Auguro a tutte e due buona salute e buona fortuna. Buonanotte, signora. Credo che tu debba dirglielo, John. Che cosa? Perché non glielo dici? Non ho testimoni e non posso provarlo. A meno che non mi si creda sulla parola. Io so che la malattia delle ragazze non ha niente a che vedere con la stregoneria. Niente a che vedere? No, il signor Perris le ha scoperte di notte mentre giocavano. Si sono spaventate e lo spavento le ha fatte ammalare. Ecco tutto. Chi ve lo ha detto? Abigail Williams. Abigail? Sì. Abigail vi ha detto che tutto ciò non ha niente a che vedere con la stregoneria? Sì, me lo ha detto il giorno stesso in cui voi siete arrivato al villaggio, signore. Ma perché lo avete tacciato? Ma perché non sapevo che il paese intero fosse impazzito per queste stupidaggini? Stupidaggini? Signore, io stesso ho interrogato Tituba, Saragud e molte altre donne che hanno confessato di essere in rapporto con il diavolo. Lo hanno confessato. E perché no? Visto che se l'avessero negato sarebbero finite sulla forca. Ma c'è gente che è disposta a giurare qualunque cosa prima di farsi impiccare. Non ci avete mai pensato, signor Hell? Sì. Sì, l'ho pensato, certamente. E voi potreste testimoniare su questi fatti davanti alla corte? Ma io non avevo mai pensato di dover andare davanti alla corte, ma se è necessario, va bene, lo farò. Esitate? Non esito, affatto. Ma io mi domando se una corte come quella può dar credito alla mia testimonianza. E me lo domando appunto perché vedo che perfino un ministro equilibrato come voi può avere dei sospetti su una donna che non ha mai saputo mentire, signore, e non ne sarebbe capace. Questo lo sanno tutti. Ecco la ragione della mia perplessità. Io non sono un pazzo. No, signore, non sono pazzo. Proctor, ora dovete essere sincero con me. Ho sentito dire nei vostri riguardi una cosa che mi preoccupa. Sembra che voi non crediate all'esistenza delle streghe. È vero, signore? Ma io non so che cosa possa aver detto. Può darsi che l'abbia detto. Mi sarò domandato se sia possibile che al mondo esistano le streghe e comunque avrò concluso che non riesco a credere che oggi si trovino qui, in mezzo a noi. Allora non credete? Non ho esperienza in materia. La Bibbia parla di streghe? Non sarò io a negarlo. E voi, signora? Io? Non posso crederci. Non potete crederci? Elizabeth, tu lo scandalizzi. Non posso Elizabeth. Credere, signor Hale, che il diavolo riesca a impossessarsi dell'anima di una donna che ha sempre condotto una vita retta e onesta, come ho fatto io. Sono una donna onesta, e lo so. Se voi credete che io possa fare opera di bene a questo mondo e nello stesso tempo essere legata segretamente a Satana, allora devo dirvi, signore, che non credo alle streghe. Donna, dovete pur credere all'esistenza delle streghe. Ma se voi credete che anch'io possa essere una strega, allora devo dirvi che non credo che le streghe esistano. Voi non vorrete certo smentire il Vangelo. Il Vangelo no, dice... No, signore, lei crede ad ogni parola del Vangelo. Interrogatemi sul Vangelo, ma insieme ad Abigail Williams. Elizabeth, non intende dire che dubita della verità del Vangelo, signore. Voi non potete nemmeno pensarlo. Questa è una casa cristiana, signore. È una casa cristiana. Dio vi protegga entrambi. Fate battezzare subito il vostro terzo bambino e non mancate di recarvi in chiesa ogni domenica e attenetevi ad una vita severa e solenne. John! Io credo... John! John! Cos'è accaduto? John! Hanno preso mia moglie! Me? E anche la sua Rebecca! Rebecca in prigione? Sì, è venuto Civer con il carro a prenderla! Ma ora stanno veramente diventando tutti pazzi! Signor Hale! Reverendo Hale! Non potete parlare voi con il vice governatore. Sono certo che è stato ingannato. Vi prego di calmarvi, signor Nurse. Ma mia moglie è un vero pilastro della chiesa. Signor Hale. Credetemi, signor Nurse. Se anche Rebecca è stata contaminata, allora vuol dire che non esiste più nulla che possa salvare questo nostro verde mondo dalle fiamme. Abbiate fiducia nella giustizia della corte. La corte la rimanderà a casa, ne sono certo. Anche se il cuore ci sanguina, noi non possiamo sottrarci al nostro dovere. Sono tempi difficili. Ho avuto troppe prove spaventose in tribunale. Il diavolo è vivo in Salem.
E noi dobbiamo inseguirlo senza esitazione, dovunque si punti un dito accusatore. Ma come può assassinare dei bambini una donna come Rebecca? Sino a un'ora prima che il diavolo cadesse, persino Dio lo reputava bello in paradiso. Io non ho mai detto che mia moglie fosse una strega, signorello. Ho detto solo che leggeva dei libri. Buonasera a voi, Proctor. Signor Civar, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, signor Hale. Io spero che voi non veniate con un mandato della corte, vero? Sì, Proctor. Appunto. Sono cancelliere della corte adesso. La legge è pesante. Stanotte ne sento tutto il peso sulle mie spalle. Ho un mandato di arresto per vostra moglie. E come? Signor Hale, voi mi avete detto che non era accusata. Ma non so niente. Quando è stata accusata? Ho da eseguire 16 mandati di cattura stanotte, signore. E uno è per la signora Proctor. E chi l'ha accusata? Abigail Williams. Con quali prove? Con quali prove? Signor Proctor, ho poco tempo. La corte mi ha ordinato di perquisire la vostra casa ed è un incarico che non mi piace. Perciò volete consegnarmi voi stesso le bambole che vostra moglie possiede? Come? Bambole? Io non ho più avuto bambole da quando ero bambina. Io ne vedo una lì, signor Proctor! Ah, ma questa... questa è di Mary! Volete consegnarmela, per piacere? La corte ha forse scoperto nel codice un articolo che proibisce le bambole? Ne avete altre in casa? No, e non c'era nemmeno questa prima di questa sera. Ma che cosa significa una bambola? Una bambola potrebbe significare che lei... Ora, donna, vi prego, volete seguirmi? Ma niente affatto! Chiama Mary! No! Ordine di non perderla di vista! Tu la perderai di vista e di mente! Elizabeth, fai venire qua, Mary! Signor Civar, che cosa può significare la bambola? Potrebbe significare che lei... Ma questo... Che cosa? Questo è un ago, signore! Eric! Lo vedete? È un ago! E che cosa significa un ago? È un indizio grave contro vostra moglie, Proctor! Io avevo dei dubbi, Proctor! Avevo dei dubbi! Ma questo è un disastro. Lo vedete, signore? È un ago. Sì, ma che cosa vuol dire? La ragazza, signore, la ragazza Williams, Abigail Williams, stava cenando stasera con il reverendo Parris e tutto a un tratto, senza una parola, è caduta a terra. Come un animale ferito, ha detto il reverendo. E ha cacciato un urlo che avrebbe spaventato un toro. Il reverendo corre a darle soccorso e le tira fuori dalla pancia un ago che era penetrato per una profondità di 2 pollici. E quando lui le chiede come sia stata ferita a quel modo, ha detto che è stato lo spirito di vostra moglie a ficcarglielo dentro! Ma se lo è fatto da sola! Io spero che voi non considererete questa una prova, signor Hell! Oh, è una prova! Grave! Trovo qui una bambola della signora Proctor. L'ho trovata lì, signore. E nella pancia della bambola ci ha infilato un ago. Vi dico la verità, Proctor. Io non avrei mai creduto di vedere con i miei occhi un segno così sicuro dell'inferno. E vi ordino di non ostacolarmi! Ecco Mary. Come è entrata in casa mia quella bambola? Che bambola, signore? Quella bambola, Mary, quella. Beh, credo che sia mia. È la tua bambola, non è vero? Sì, signore. E come si trova in casa mia? Beh, l'ho cucita in aula e l'ho regalata stasera alla signora Proctor. È chiaro? Mary Warren. C'era questo ago infilato dentro a quella bambola. Non intendevo far nulla di male, signore. Lo hai infilato tu, quell'ago? Io credo di sì, signore. E ora, che cosa avete da dire, voi? Ragazza, sei sicura di ricordare queste cose naturalmente? Non c'è forse qualcuno anche adesso che ti suggerisca e costringa a parlare? Qualcuno? No, signore. Sono io stessa, credo. Perché non l'ho domandata a Susanna Walcott? Lei mi ha visto mentre cucivo la bambola. Domandatelo, Abby. Era seduta accanto a me mentre la facevo. Mandatelo via, non avrete più dubbi ormai. Ordinategli di andarsene, signor Hell! Ma che cosa vuol dire quest'ago? Mary, tu stai accusando Abigail di un omicidio premeditato e crudele. Omicidio? Io non accuso! Abigail è stata ferita stasera. Le hanno trovato un ago conficcato nella pancia. E lei accusa me? Sì. Ma quella ragazza è una criminale!
e dovrebbe essere tolta dalla faccia della terra! Avete sentito, signori? Tolta dalla faccia della terra! Eric, avete sentito? Via, fuori! Proctor, non avete il diritto di toccare col mandato! Uomo, avete strappato il mandato del vicegovernatore! Io me ne infischio del vicegovernatore! Fuori di casa mia! Calma, calma, Proctor! Andatevene anche voi, siete un falso ministro! Ma Proctor, se vostra moglie è innocente, la corte... Innocente, ma perché non vi domandate se Perris è innocente o Abigail? Sono santi solo gli accusatori, ora? Sono nati stamattina, puri come le dita di Dio? Voi sapete che cosa si sta scatenando a Salem? Si sta scatenando la vendetta. A Salem noi siamo quello che siamo sempre stati, ma ora delle bambine impazzite tengono le chiavi del regno e la più bassa e volgare vendetta detta la legge. Questo è un mandato di vendetta e io mi rifiuto di consegnare mia moglie alla vendetta. Io vado, John. Tu non andrai. Oh, noi uomini fuori, non potete far nulla. Sono vincolato dalla legge, John, non è colpa mia. Voi permetterete che la portino via? Proctor, la corte è giusta. Ponzio Pilato! Ma Dio non permetterà che ve ne laviate le mani. John, devo andare con loro. Mary, c'è pane abbastanza per domattina. Impasterai nel pomeriggio. Sta attenta al signor Proctor, come se fossi sua figlia. Mi devi questo e anche di più. John, quando i bambini si svegliano, non parlare di stregoneria, se no si spaventano. Ti riporterò a casa, sai. Ti riporterò a casa presto. Sì, fammi tornare a casa, presto. Non avere paura, Elizabeth, non avere paura. Io mi rovescerò come il mare sulla corte. Non avere paura, Elizabeth. No, non ho paura di niente. Di ai bambini che sono andata a far visita a un malato. Eric! Non le mettere i ferri! Non le mettere i ferri, Eric! I ferri no! I ferri no, Eric! Non le mettere i ferri! Tacete ancora, reverendo? È tutto un inganno! E voi lo sapete che è un inganno! Cosa vi trattiene? Me la ripagherai, Eric. Sta sicuro. Sta sicuro, me la ripagherai. Signor Proctor. Fuori! Carità, Proctor. Carità. Io non avrò paura di testimoniare davanti alla corte tutto quello che ho sentito in suo favore. Che Dio mi aiuti. Io non posso giudicarla né colpevole né innocente. Io non so nulla. Una cosa sola, però, dovete considerare. Il mondo è impazzito. E il fatto che voi ne diate la colpa alla vendetta di una ragazza non cambia niente. Voi siete un vile, anche se siete stato consacrato con le lacrime stesse di Dio. Ora voi siete un vile. Proctor, io non posso credere che sia stata fatta una simile provocazione al Signore per una causa tanto meschina. Le carceri sono piene. I nostri più eminenti giudici siedono ora a Salem e si parla di morte. Dobbiamo cercare una causa più proporzionata. È stato forse commesso un omicidio, rimasto poi impunito. Atti abominevoli. Una bestemmia atroce che abbia offeso il cielo. Cercate una causa, uomo. Aiutatemi a scoprirla. Questa è la via da seguire, credetemi. Questa è la sola possibilità di salvezza che abbiamo quando una simile confusione si abbatte sul mondo. Parlatene fra voi. Pensate al vostro villaggio e alla causa che può avere attirato su tutti voi l'implacabile maledizione del cielo. Io pregherò perché il Signore vi assista. Ma io non so di nessun omicidio commesso a Salem. Andate via ora, Francis, andate via. John, pensate che cosa possiamo fare. Sì, andate. Veniamo presto, eh? Va bene, Giles, andate ora. Buonanotte, allora. Buonanotte. Signor Proctor, vedrete che la rimanderanno a casa quando avranno sentito le testimonianze. Verrai con me alla corte, Mary. Dirai tutto alla corte. Non posso accusare Abigail di omicidio. Dirai come quella bambola si trovava qui e chi ci ha messo l'ago. Mi ammazza se lo dico. Abby vi accuserà di adulterio, signor Proctor. Te lo ha detto?
Lo sapevo già. Vi rovinerà con questa accusa. So che lo farà. Bene, così finisce anche la sua santità. Ci trascineremo insieme nella fossa. Ma tu dirai tutto alla corte. Non posso, se la prenderanno con me. Non posso. Mia moglie non deve morire per causa mia. Io ti caccerò in bocca le budella. Ma quella santa donna non morirà per causa mia. Non posso. Devi. Non posso. Devi. Per la pace della tua coscienza. Adesso inferno e paradiso sono in lotta alle nostre spalle e i nostri antichi errori sono stati spazzati via. Pensa a conquistarti la pace. Pace è una provvidenza, ma non è un gran cambiamento. Noi restiamo sempre quello che siamo stati, solo che ora noi saremo nudi. Già, nudi. E il vento gelido di Dio... soffierà su di noi. Soffierà su di noi. La sagrestia della chiesa di Salem, che serve ora da anticamera alla corte generale. Marta Corey, molte testimonianze confermano che vi siete dedicata alla chiromanzia. Lo negate? Sono innocente! Non sono una strega! Non so nemmeno che cosa sia una strega! Come potete sapere allora che non siete voi stessa una strega? Se lo fossi, lo saprei! Perché fate del male a queste bambine? Non gli faccio nessun male! Lo nego! Lo nego! Ho delle prove per la corte! Seduto voi! Thomas Bettman sta cercando di impadronirsi della terra degli altri! Portate via quell'uomo! Mi dicono delle menzogne! Menzogne! Fatelo arrestare, eccellenza! Ho delle prove! Perché non volete sentire le mie prove? Giù le mani, sbirro! Lasciami! Charles! Charles! Lasciami passare, Eric! Ho delle prove! Non potete entrare, Charles! Questa è una corte! Vi prego, state un po' tranquillo. Voi, signorella, andate lì dentro e insistete perché mi lasciano parlare! Un momento, signore, un momento! Voglio impiccare mia moglie! Come osate di venire a urlare davanti alla corte? Siete impazzito, Corey! Non siete stato ancora eletto giudice a Boston, Hawthorne, e non vi permetto di darmi del pazzo! Chi è quell'uomo? Giles Corey, un uomo rissoso. La domanda è rivolta a me, e sono abbastanza grande per rispondere. Mi chiamo Corey, signore, Giles Corey. Sono proprietario di 600 acri di terra e anche di boschi. È mia moglie che state per condannare! E pensate di poterla aiutare provocando una così indegna gazzarra? Andate. Il rispetto che ho per la vostra vecchiaia vi salva dalla prigione. Stanno mentendo sul conto di mia moglie. Non sta a voi decidere che cosa questa corte debba credere o non credere. Eccellenza, noi non intendiamo mancare di rispetto a... Mancare di rispetto? Ma qui si tenta di sovvertire l'ordine delle cose. Non sapete, signore... che vi trovate di fronte alla più alta corte del governo supremo della provincia? Eccellenza, io ho detto solo che mia moglie leggeva dei libri e sono venuti in casa a prenderla libri? Per... Che libri? È la mia terza moglie, signore. Non avevo mai avuto una moglie che avesse tanto interesse per la lettura, capite? E volevo capirne la ragione, vedete? Ma non intendevo incolparla di stregoneria. Ho mancato di carità verso quella donna. Ho mancato di carità. Eccellenza, egli afferma di possedere prove valide in difesa di sua moglie. Io ritengo che in tutta giustizia allora, voi dobbiate... che sottoponga le sue prove in forma scritta e giurata. Non ho bisogno di insegnarvi la nostra procedura, signor L. Maresciallo, fate sgombrare. Andiamo, Giles. Siamo disperati, signore. Sono 3 giorni che veniamo qui, senza poter riuscire a farci ascoltare. Chi è quest'uomo? Francis Nurse, eccellenza. Sua moglie è Rebecca.
è stata condannata stamattina. Ah, sì? Sono stupito di trovarvi così chiassoso. Avevo avuto soltanto buone informazioni sul vostro conto, signor Nurse. Dovrebbero essere arrestati, tutti e due, per oltraggio alla corte, signore. Mettete la vostra dichiarazione per iscritto e a tempo debito io farò... Eccellenza! Abbiamo prove inequivocabili e Dio non voglia che voi le rifiutiate. Le ragazze, signore! Le ragazze sono delle mistificatrici! Cosa dite? Mary Warren, che cosa sei venuta a fare qui? Deve parlare con il vice governatore. Non avete detto che Mary Warren era a letto ammalata? Lo era, vostro onore. Quando sono andato la settimana scorsa per condurla alla corte, mi ha detto che era malata. Per un'intera settimana Mary ha lottato con la sua coscienza, vostro onore. E adesso è venuta a dirvi la verità. E chi è costui? John Proctor, signore. Elizabeth Proctor è mia moglie. Diffidate di quest'uomo, eccellenza. È un sovversivo. Credo che dovremmo sentire questa ragazza, signore. Lei ha... Un momento. Cosa hai da dirci, Mary Warren? Lei non ha mai visto spiriti. Mai visto spiriti? Mai. Ha firmato una deposizione. No. Non accetto deposizioni. Ditemi, signor Proctor, avete già parlato di questa storia nel villaggio? No, signore. Tentano di influenzare la corte, vostro onore. Quell'uomo... Signor Perris, vi prego. Signor Proctor, credo vi sia noto come nell'attuale processo lo Stato assume che tramite queste ragazze sia la voce del cielo che parla. Lo so, signore. E tu, Mary Warren? Come mai hai accusato tante persone di aver mosso gli spiriti contro di te? Era tutta finzione, signore. Non ti sento. Ha detto che era tutta finzione, signore. Ah. E le altre ragazze, Susanna Walcott e le altre, fingono anche loro? Sì, signore. Davvero? Eccellenza, non permetterete certo che in pieno processo vengano pronunciate menzogne così infami. No, certo. Ma mi colpisce il fatto che abbia osato presentarsi qui a raccontare di queste storie. Signor Proctor. Sì, signore. Prima ancora di decidere se vorrò ascoltarvi o meno, è mio dovere avvertirvi che noi disponiamo qui di un fuoco capace di far saltar fuori qualsiasi segreto. Lo so. Lasciatemi finire. Io capisco che l'affetto possa spingere un marito a tentare qualsiasi cosa pur di salvare la propria moglie. Siete però sicuro, in piena coscienza, signore, che le vostre prove costituiscano la verità? Sì, signore, e ne sarete convinto anche voi. E voi pensavate di fare queste rivelazioni pubblicamente davanti alla corte? Sì, signore, io avevo intenzione di farle. Con il vostro permesso, si intende. Ora, ditemi, signore, qual è il motivo che vi spinge ad agire? Ma io voglio salvare mia moglie, non signore. Non covate nel vostro cuore? Ne avete in animo l'intenzione di influenzare la corte? Ma no, signore, no. Eccellenza. Signor Cheever? Credo sia mio dovere, signore. Non lo potete negare, John. Quando siamo andati ad arrestare sua moglie, gli ha inveito contro la corte ed ha strappato il mandato di arresto. Vedete, eccellenza. È vero, signor L? Sì, è vero. Avevo perso la testa, signore. Non sapevo quello che facevo. Signor Proctor. Sì, signore. Avete mai visto il diavolo? No, signore. Siete sotto ogni rapporto un cristiano. Secondo il Vangelo. Lo sono. Un cristiano che viene in chiesa una volta al mese. Una sola volta in un mese? Io non ho nessuna stima del signor Perry, se non ne faccio un mistero. Ma amo certamente Dio. Semina i suoi campi la domenica, signore. Semina di domenica? Credo che questo sia un elemento importante, John. Sono un funzionario della corte e non posso tacere. Ho seminato una o due volte di domenica. Ho tre figli, signore. E fino all'anno scorso la mia terra ha reso poco. Se si potesse sapere la verità, si troverebbero molti altri cristiani che lavorano la domenica. Silenzio, voi. Vostro onore, io non posso credere che voi vogliate giudicare quest'uomo su simili indizi. Io non giudico niente. Vi dirò francamente, signore, in questo processo io ho visto cose piuttosto straordinarie. Ho visto coi miei occhi
Persone soffocate dagli spiriti. Le ho viste trafitte da spilli, sfregiate da pugnali. Fino a questo momento non ho il minimo motivo per sospettare che le ragazze abbiano voluto ingannarmi. Capite cosa voglio dire? Ma, vostro onore, non vi sorprende però il fatto che molte tra le donne accusate abbiano goduto per tutta la loro vita di una eccellente reputazione, signore? Voi leggete la Bibbia, signore? Sì, leggo la Bibbia. Non lo credo. Lo sapreste che Caino era considerato un uomo irreprensibile. E tuttavia assassinò Abele. Sì, è vero, questo ce lo dice Dio. Ma chi può dirci che Rebecca Nurse abbia assassinato 7 bambini usando delle sue arti malefiche? Lo dicono quelle ragazze, e questa invece giurerà di avervi mentito. Giudice Otto, è la moglie del signor Proctor quella che ci ha mandato la dichiarazione questa mattina? Sì, eccellenza, è proprio lei. Signor Proctor, questa mattina vostra moglie mi ha mandato una dichiarazione nella quale afferma di essere incinta. Com'è? Mia moglie è incinta. L'abbiamo fatta visitare, ma non è stato riscontrato alcun sintomo di gravidanza. Ma se mia moglie dice di essere incinta, signore, sarà certamente vero, perché è una donna che non ha mai mentito, signor Danforth. Mai? No, mai, signore, mai. Abbiamo pensato che la cosa era troppo vantaggiosa per lei per poterle credere senz'altro. Comunque, ora vi comunico che sarà trattenuta per un altro mese e, se cominciassero a rivelarsi i segni naturali della sua condizione, l'avrete viva ancora per un anno, fino a quando non abbia partorito. Che avete da dire? Avanti. Avete detto che il vostro unico scopo era quello di salvare vostra moglie. Ebbene, vostra moglie è salva, almeno per un anno. E un anno è piuttosto lungo. Volete ritirare l'accusa? Non posso, signore. Dunque avete delle mire più lontane. È venuto per influenzare la corte, vostro onore. Questi sono miei amici, anche le loro mogli sono state accusate. Io non vi giudico, signore. Sono pronto a prendere atto delle vostre prove. Io non sono venuto per minare l'autorità della corte, vostro onore. Io voglio soltanto... Marciano, andate in aula e dite al giudice Staunton di sospendere l'udienza per un'ora. E se vogliono possono andare alla taverna. Tutti i testi e i prigionieri rimangono in aula. Sì, signore. Dunque, signor Proctor, quali prove ci portate? Vi prego di essere franco, limpido come il cielo e sincero. Io non sono un avvocato. I puri di cuore non hanno bisogno d'avvocati. Esponete come meglio credete. Ecco, signore, volete leggere prima questa? È una dichiarazione. Le persone che l'hanno firmata attestano l'ottima opinione che esse hanno di Rebecca Nurse, di mia moglie e di Martha Corley. Ottima opinione. Questi sono tutti contadini proprietari di terra, signore, e membri della Chiesa. Io vi faccio osservare che conoscono queste donne da molti anni e nessuno ha mai potuto sospettare che esse trafficassero col diavolo. Quante firme ci sono qui? Sono... 91, eccellenza. Tutte queste persone dovrebbero essere citate per essere interrogate. Signor Danforth! Ho dato a tutti la mia parola che non avrebbero avuto nessuna noia per avere firmato. Questo è un evidente attentato contro la corte. Ma perché qualsiasi difesa dovrebbe costituire un attentato contro la corte? Non si può nemmeno... Tutte le persone innocenti e veramente cristiane sono liete che ci sia questa corte a Salem. Invece questa gente se ne rammarica. E io sono certo che voi vorreste sapere da ciascuno di loro perché non siano contenti di voi. Io ritengo che debbano essere interrogati, signore. Non è detto che si tratti di un attentato alla corte, tuttavia... Ma sono tutti devoti, fedeli cristiani, signore! Allora non hanno nulla da temere. Signor Cheever, signore, fate spiccare mandati contro tutte queste persone. Fermo per interrogatorio. Dunque, signor Proctor, quali informazioni potete darci? Potete sedervi, signor Nurse. Ho messo tutta questa gente nei guai! No! Ho fatto! No, vecchio... Non avete fatto nulla di male, perché tutte queste persone non hanno nulla da temere se hanno la coscienza a posto. Ma dovete rendervi conto di una cosa, signore. Non esistono vie di mezzo. O uno è favorevole a questa corte o deve esserne considerato nemico. Viviamo un momento particolarmente difficile e ben definito. E chi non ha ragione di temere la luce non può che rallegrarsene. Io spero che voi siate tra questi.
Non si sente bene? No, no, signore, non si sente bene. Mary, ricordati dell'angelo Raffaele e di quello che disse al fanciullo Tobia. Sì. Fa quello che è giusto e non ti sarà fatto nessun male. Ricordalo, Mary, ricordalo. Sì. Avanti, uomo, stiamo aspettando. John, la mia deposizione. Sì. Dategli la sì, mia. Sì, Giles, sì. Ecco, signore, questa è la deposizione del signor Giles Corray. Ah. Quale avvocato ve l'ha redatta, Corray? Sapete benissimo, Hawthorne, che non ho mai consultato un avvocato in vita mia. È molto ben scritta. I miei complimenti. Signor Perry, se il signor Putnam è in aula, volete farlo venire qui? Non avete mai avuto nessuna istruzione in legge, signor Corray? La migliore, signore. Sono stato in tribunale 33 volte in vita mia e sempre come querelante. Ah, vuol dire che allora siete spesso vittima di vessazioni. Vittima, ma neanche per sogno. Conosco i miei diritti, signore, e li difendo. Vostro padre, sapete, presiedette una mia causa 35 anni fa. Vedete, a quel tempo avevo una cavalla bianca e un tale ecco, venne a chiedermi di prestarla. Ecco il signor Putnam. Oh, eccolo. Sì, sì, Giles. Signor Putnam, abbiamo qui un'accusa contro di voi presentata dal signor Corray. Egli afferma che voi avreste premeditatamente istigato vostra figlia ad accusare di stregoneria il signor George Jacobs, che ora si trova in prigione. È falso. Calma, calma, Giles. Il signor Putnam afferma che la vostra accusa è una menzogna. Cosa potete rispondere, signore? Uno sputacchio in faccia, signor Putnam. Giles, ecco la mia risposta. Con quali prove sostenete la vostra accusa, signore? Le mie prove le avete lì. Se Jacob sarà impiccato per stregoneria, la sua proprietà verrà confiscata. Così vuole la legge. E non c'è nessuno all'infuori di Putnam che disponga di tanti quattrini per poter acquistare una tenuta così grande. Quest'uomo vuole distruggere i suoi vicini per papparsi la loro terra. Ma le prove, signore, le prove. Le prove le avete lì. Mi è stato riferito da un uomo onestissimo che l'ha sentito dalla bocca di Putnam. Il giorno in cui sua figlia accusò Jacobs, lui dichiarò che lei gli aveva regalato così un bel po' di terra. E come si chiama quest'uomo? Quale uomo? L'uomo che vi ha dato questa informazione. Ma non posso dirvi il suo nome. E perché no? Sapete benissimo perché no. Finirebbe in carcere se vi dicessi il suo nome. Questo è vilipendio della corte, signor Danforth. Ma voi certamente ci direte il suo nome. Non vi dirò nessun nome. Una volta ho fatto il nome di mia moglie e per questo brucerò all'inferno per l'eternità. Adesso non parlo più. Quando è così, non mi resta che di farvi arrestare per vilipendio alla corte. Lo sapete? Questo è un interrogatorio e non potete farmi arrestare per vilipendio. Durante un interrogatorio. Ah, ma siete proprio un avvocato. Volete allora che dichiari aperta qui l'udienza della corte? O siete disposto a rispondere? Non posso dirvi nessun nome, signore, non posso. Siete un vecchio imbecille. Signor Cheever. Signore. Scrivete il verbale. L'udienza è aperta. Vi domando, vostro onore, signor Corray. Vostro onore, Giles ha avuto l'informazione segretamente. Il diavolo vive di questi segreti. Senza segreti non vi potrebbero essere congiure, vostro onore. Credo che il vincolo del segreto debba essere sciolto, signore. Vecchio, se il vostro informatore dice la verità, che venga qui da uomo d'onore. Ma se egli intende nascondersi dietro l'anonimo, io devo conoscerne il motivo. Dunque, signore, il governo e la Chiesa Suprema esigono da voi il nome della persona che ha accusato il signor Thomas Putnam di essere un volgare assassino. Eccellenza. Signor L. Non è più possibile nascondercelo. Una tremenda paura di questa corte si è diffusa in tutto il paese. Ciò significa che si è diffuso in tutto il paese un tremendo senso di colpa. Voi avreste paura di essere interrogato qui? Io posso avere paura soltanto del signore. Ma in paese tutti hanno paura. Oh, non mi vorrete ritenere responsabile della paura diffusa in paese. Hanno paura perché esiste una congiura insidiosa che mira a rovesciare Cristo. Ma non è detto che tutti gli accusati debbano per forza farne parte. Nessun uomo retto può aver paura di questa corte, signor L. Nessuno. Maresciallo, voi siete in arresto per vilipendio alla corte. Ora sedetevi
e rifletteteci sopra, o sarete rinchiuso in carcere fino a quando non avrete deciso di rispondere a tutte le domande. Ti taglierò la gola, Putnam, ti ammazzerò! No, calma, calma, Giles, calma! Ora noi daremo tutte le nostre prove! Non dite nient'altro, John! Vuol farvi cadere in trappola! Vuole impiccarci tutti quanti! Questa è una corte di giustizia, signore! E io non tollero nessun affronto! Vogliatelo perdonare, signore, vogliatelo scusare per la sua età! Calma, Giles! Ora noi daremo tutte le nostre prove! Subito! Mary, Mary, non piangere, Mary. Non piangere, ricordati dell'angelo. Pensa solo a questo e ti darà coraggio. Ecco, signore, questa è la deposizione di Mary Warren. Io vi prego di ricordare, signore, mentre la leggete, che fino a 2 settimane fa Mary non era diversa dalle altre ragazze che oggi sono qui. Voi l'avete vista dibattersi, ha urlato, ha giurato che spiriti maligni volevano soffocarla. Ha persino affermato che Satana, prendendo di volta in volta l'aspetto delle donne che oggi sono in carcere, avrebbe tentato di carpire la sua anima e che quando lei si è rifiutata, ma Satana tutto avrebbe... questo lo sappiamo già. Ma sì, signore, sì. Ma ora lei giura di non avere mai visto Satana e nemmeno gli spiriti palesi o nascosti che Satana avrebbe mandato per tormentarla. E afferma, signore, che le sue amiche mentono. Un momento, eccellenza. Credo che siamo giunti al nocciolo della questione. Lo penso anch'io. Io non posso dire se lui è un uomo onesto, lo conosco troppo poco. Ma se vogliamo essere giusti, signore, un'affermazione così grave non può essere perorata da un contadino. In nome di Dio, signore, fermatevi, mandatelo a casa e fatelo ritornare accompagnato da un avvocato. Sentite, signore... Eccellenza! Ho firmato 72 condanne a morte. Sono un ministro del signore e non oserei troncare una vita, a meno che ci siano prove tanto lampanti da non dare adito a dubbi di coscienza. Mi auguro che non vogliate mettere in dubbio il mio senso di giustizia, signor Ellis. Ho firmato questa mattina la condanna di Rebecca Nurse, vostro onore. Non lo nascondo. La mia mano trema ancora come se avessi sofferto un'ingiuria. Vi scongiuro, vi supplico, lasciate che siano degli avvocati a presentarvi questo ricorso. Signor Ellis, credetemi, da un uomo colto come voi, non mi sarei mai aspettato tale confusione di idee. Come? Perdonatemi se ve lo dico. Faccio l'avvocato da 32 anni, signore, eppure, se mi chiamassero a difendere gente come questa, mi sentirei molto perplesso. Ma questa ragazza afferma che le altre non dicono la verità, e se così fosse... È quello che ora vogliamo sondare, signore. Che cosa di più si può pretendere? A meno che non vogliate mettere in dubbio la mia buona fede. Certamente no, signore. Continuate pure, allora. Mettetevi il cuore in pace. La deposizione della ragazza, signor Proctor. Vorrei interrogare... Signor Penn! Vi ordino di tacere. Signor Civa. Eccellenza. Volete andare in aula e condurre qui le ragazze? Subito, signore. E tu, Mary Warren, come mai questo voltafaccia? Il signor Proctor ti ha forse storta questa deposizione con la violenza? No, signore. Non ti ha mai minacciata? No, signore. Ti ha minacciata? No, signore. Ammetti, dunque, di essere venuta davanti alla corte e di aver mentito freddamente, pur sapendo che la tua testimonianza avrebbe fatto condannare le accusate alla forca. Rispondi. Sì, signore. Come sei stata educata? Non ti ha mai detto nessuno che Dio condanna tutti coloro che fanno falsa testimonianza? O è adesso che menti? No, signore. Adesso sono con Dio. Adesso sei con Dio? Sì, signore. Sta bene attenta. O tu mentisci ora, oppure hai mentito in tribunale. E in un caso, come nell'altro, hai giurato il falso. E perciò finirai in galera. Non si può smentire con tanta leggerezza una testimonianza. Lo sai? Non voglio più mentire. Sono con Dio. Sono con Dio! Ruth Putnam non è in aula, signore. Bastano loro, signor Civa. Sedetevi, figliuole.
La vostra amica Mary Warren ci ha presentato una deposizione nella quale dichiara, con giuramento, di non aver mai visto spiriti, né apparizioni, né qualsiasi altra manifestazione del diavolo. E afferma, inoltre, che neppure voi avreste mai visto niente di simile. Ora, figliuole, questa è una corte di giustizia. La legge, basata sulla Bibbia, e la Bibbia scritta da Dio Onnipotente, proibiscono le pratiche di stregoneria e condannano a morte i trasgressori. Inoltre, la legge e la Bibbia condannano tutti coloro che attestano il falso. Non mi sfugge il sospetto che questa deposizione possa essere stata redatta per confonderci. Nulla di più probabile che Satana voglia servirsi di Mary Warren per distoglierci dal nostro sacro compito. Se così fosse, Mary Warren pagherà con la testa. Ma se Mary dice la verità, io vi invito ad abbandonare ogni astuzia e a confessare la vostra colpa, perché soltanto una confessione spontanea e immediata potrà rendere meno grave la vostra posizione. Abigail Williams, c'è qualche cosa di vero in tutto questo? No, signore. Figliuole, noi indagheremo nelle vostre anime fino a quando non otterremo la prova della vostra sincerità. Voi due, volete smentire le vostre rispettive affermazioni o volete costringermi ad un duro interrogatorio? Non ho nulla da smentire, signore. È una bugiarda. Tu, Mary, insisti ancora nelle tue affermazioni? Sì, signore. Nella casa del signor Proctor è stata trovata una bambola trafitta da un ago. Mary Warren afferma che tu eri seduta in aula accanto a lei quando ha fatto quella bambola, che tu l'hai vista mentre cuciva e che hai visto come lei stessa si abbia messo dentro l'ago per sicurezza. Che ne dici? È una menzogna, signore. Quando lavoravi per il signor Proctor, hai mai visto delle bambole in casa sua? La signora Proctor ha sempre avuto delle bambole. Vostro onore, mia moglie non ha mai avuto bambole. Mary Warren ha confessato che la bambola è sua. Eccellenza. Signor Cheever? Quando ho parlato con la signora Proctor a casa sua, mi ha detto di non avere bambole, ma ha anche detto di averne avute quando era bambina. Sono ben 20 anni che mia moglie non è più una bambina, vostro onore. Ma una bambola può ben durare anche per 20 anni, non è vero? Sì, può durare se viene conservata, ma Mary Warren giura di non avere mai visto bambole in casa mia e nessun'altra persona ne ha mai viste. E non può darsi che ci fossero delle bambole nascoste dove nessuno avrebbe potuto vederle? Potrebbe anche darsi che ci fosse un drago a 5 gambe in casa mia, ma nessuno l'ha mai visto, vostro onore. Vostro onore, siamo qui proprio per scoprire ciò che nessuno ha mai visto. Ma signor Danforth, quali vantaggi può aspettarsi questa ragazza dal suo voltafaccia? Che cosa ci può guadagnare Mary Warren se non un duro interrogatorio? E anche peggio. Ma voi accusate Abigail William di avere freddamente complottato un diabolico omicidio. Ve ne rendete conto? Sì, signore, io credo infatti che voglia commettere un omicidio. Questa bambina avrebbe intenzione di assassinare vostra moglie. Non è una bambina! Ascoltatemi, signore, ascoltatemi. Per ben 2 volte quest'anno davanti a tutta la congregazione è stata cacciata dalla chiesa perché rideva durante la preghiera. Cos'è questa storia? Tu ridevi durante la preghiera? Eccellenza, a quel tempo lei era sotto l'influenza di tituba, ma ora è di nuovo seria, irreprensibile. Comunque, tutto ciò non ha niente a che vedere con il nostro caso. L'accusa è che Abigail avrebbe premeditato un omicidio. Già. Andiamo avanti, signor Proctor. Mary, vuoi dire al governatore come avete ballato nel bosco? Eccellenza! Da quando sono venuto a Salem, quest'uomo ha cercato di disonorare il mio nome. Lui ha... Signor Parris! Vi prego, cos'è questa storia di ballo? Io, signor Proctor... Abigail ha condotto le ragazze nella foresta, vostro onore, e lì hanno ballato nude. Vostro onore, è stato proprio il signor Parris a scoprirle in piena notte. Ecco che genere di bambina è questa. Signor Parris! Posso soltanto assicurare, signore, di non aver visto nessuna di queste ragazze nuda. Ma voi le avete scoperte nel bosco che ballavano, anche Abigail. Eccellenza, il giorno che sono arrivato da Beverly, la prima volta,
Il reverendo Parris mi parlò proprio di questo. Voi lo negate, signor Parris? No, signore. Ma nessuna di loro era nuda. Ma Abigail ballava? Sì, signore. Eccellenza, volete permettermi? Sì, prego, continuate. Tu dici di non avere mai visto spiriti, Mary, che non sei mai stata minacciata o tormentata da apparizioni del diavolo o dei suoi emissari, vero? No, signore. Eppure, quando le persone accusate di stregoneria sono state messe a confronto con te in tribunale, tu svenivi e dicevi che gli spiriti maligni comandati da loro si scatenavano contro di te per soffocarti. Era tutta finzione, signore. Non ti ho sentito. Finzione, signore! Ma è pur vero che diventavi fredda. Io stesso ti ho sollevata da terra più di una volta e la tua pelle era fredda come il ghiaccio, signor Denton. Sì, l'ho notato anch'io. Ma fingeva di svenire, eccellenza! Sono tutte molto brave a fingere. Allora potrebbe fingere di svenire anche adesso. Come? Adesso? E perché no? Adesso non ci sono spiriti maligni che l'aggrediscono, già che nessuno in questa stanza è sotto accusa di stregoneria. E allora che si faccia a diventare fredda? Che finga di essere aggredita? Che svenga? Svieni? Svenire? Sì, svieni. Dacci una prova di come hai potuto fingere in tribunale tante volte. Io non posso svenire adesso, signor Proctor. Ma come non puoi fingere ora, Mary? Io non sento di poter svenire adesso, signore. Perché? Cosa ti manca adesso? Non saprei dirlo, io... Perché qui non ci sono spiriti maligni come ce n'erano in aula. Io non ho mai visto spiriti maligni! E li vedi adesso. Quindi dacci la prova che puoi svenire a volontà, come hai affermato. No, non riesco. Eccellenza, questo è un trucco per ingannare la corte. Non è un trucco. Io svenivo perché credevo di vedere gli spiriti. Credevi di vederli? Ma non li vedevo, vostro onore. Ma come potevi credere di vederli se non li avevi mai visti? Non so spiegarlo, ma è così. Sentivo le altre ragazze che urlavano. E voi, vostro onore, sembrava che ci credeste. E io... Era soltanto un gioco da principio. Ma poi tutti gridavano, gli spiriti, gli spiriti! E io... Vi giuro, signor Danforth, io credevo solo di vederli. Ma non li ho mai visti, veramente. Certo, vostra eccellenza non si lascerà ingannare da questa puerile menzogna. Abigail, ti chiedo ora di scrutare nella tua coscienza... e di rispondere. E bada bene, figliuola, per il Signore ogni creatura è preziosa, e la sua vendetta per chi sopprime senza ragione una vita è terribile. È possibile, figliuola, che gli spiriti che tu hai veduto fossero semplicemente un'allucinazione, una fantasia, che può anche passare per la mente quando ma uno... Questa è una domanda indegna, signore. Figliuola, considera come... Sono stata ferita, signor Danforth, e ho visto scorrere il mio sangue. Ogni giorno rischio di essere uccisa. Perché? Ho fatto il mio dovere, smascherando i complici del diavolo. E questa è la mia ricompensa, di essere sospettata, smentita, no, figliuola, interrogata come... non sospetto State di te, ma... State piuttosto attento a voi, signor Danforth. Vi credete tanto forte... che la potenza dell'inferno non possa influenzare anche la vostra mente. State attento, perché c'è... Cosa c'è, figliuola? Non lo so. Un vento freddo. Abby, no! Freddo, vostro onore! Findo no, findo no! È fredda, vostro onore. Toccatela! Mary! Sei tu che mandi quest'ombra su di me! Oddio, salvami! Ho freddo! Freddo! Il vento! Abby, non fare così! Mary, sei tu che la tormenti! Ti domando, sei tu che soffi lo spirito maligno su di lei? Lasciatemi andare! Mary! Non posso! Padre Celeste, fa sparire quest'ombra! E come osi rivolgerti al cielo? Sguandrina! Cosa? È una
una squadrina! Voi l'accusate! È falso, signor Danforth, è falso! E guardatela, ora tirate gli urli come spugnata! Ma no, dovete darci le prove! A questo non si può passare io, sopra! Io l'ho conosciuta, signore! Io l'ho conosciuta! Voi siete un adultero! Un uomo non butta via per niente il suo buon nome! Almeno questo voi dovreste saperlo! Ma quando? Dove? L'ultima notte della mia vita serena, 8 mesi fa, faceva la serva in casa mia, signore! Un uomo può credere che Dio dorma, ma Dio vede tutto. Io l'ho capito ora. Io vi prego, signore, vi supplico, giudicatela per quello che è. Poco tempo dopo mia moglie, la mia buona e cara moglie, ha preso questa ragazza, signore, e l'ha buttata fuori di casa. E siccome lei è quello che è, un mostro di vanità, signore, un mostro... Oh, eccellenza, perdonatemi, perdonatemi... Sperava di ballare con me sulla tomba di mia moglie ed ha avuto ragione di crederlo perché io l'ho sempre trattata con tenerezza. Dio mi perdoni, io ho peccato con lei e in quel sudore c'era una promessa, ma la sua è la vendetta di una sgualdrina e voi dovete rendervene conto. Ecco, signor Danforth, io mi sono messo completamente nelle vostre mani. Sono sicuro che ora voi mi crederete. Abigail, tu neghi tutte queste accuse? Se sarò costretta a rispondere, andrò via di qui e non tornerò mai più. Ho messo in piazza il mio onore. Ho scavato la fossa al mio buon nome. Signor Danforth, voi dovete credermi. Mia moglie è innocente. Soltanto sapeva riconoscere a prima vista una sgualdrina. Perché? Perché mi guardate così? Non tollero che mi si guardi così. Rimani dove sei. Signor Parris. Conducete qui la signora Proctor. A vostro onore, questo... Portatela qui! E non ditele una parola di ciò che è successo. Ora toccheremo il fondo di questo pantano. Dunque, vostra moglie è una donna onesta, signor Proctor. In vita sua non ha mai saputo mentire, signore. Io l'ho imparato a spese mie. E ha cacciato di casa questa ragazza... Perché era una sgualdrina. Sì, signore, sì. Va bene. E se la signora Proctor mi dice che sei stata cacciata come una sgualdrina, che Dio abbia pietà di te, figliuola. Momento! Ora, voltati. Anche voi. Ora, che nessuno di voi due... Si volti verso la signora Proctor, che nessuno parli. Entrate! Signor Cheever, scrivete a verbale con la massima precisione. Siete pronto? Pronto, signore. Avanti, voi. Donna, guardate soltanto me, non voltatevi verso vostro marito. Guardatemi negli occhi. Va bene, signore. Abbiamo saputo che, tempo fa, avete licenziato la vostra serva, Abigail Williams. È vero, signore. Per quale motivo l'avete licenziata? Ma io... Vi ho detto di guardarmi negli occhi e di non voltarvi verso vostro marito. La risposta la conoscete. Non avete bisogno d'aiuto per pronunciarla. Perché avete licenziato Abigail Williams? Non ero contenta di lei e neanche mio marito. Perché non eravate contenta di lei? Era... Beh, guardate me. Era pigra, disordinata. Che noie vi ha dato? Vostro onore, a quel tempo io ero molto ammalata e io... Mio marito è un bravo uomo, onesto. Non si ubriaca mai come fanno tanti altri, né perde il tempo a giocare, ma pensa solo al lavoro. Però durante la mia malattia, vedete signore, io sono stata molto ammalata dopo la nascita del mio ultimo bambino. Ho avuto la sensazione che mio marito si fosse un po' allontanato da me. E questa ragazza... Guardate me. Sì, signore. Abigail Williams... Abigail Williams che cosa? Ho cominciato a pensare che a lui piacesse. E allora una notte ho perso la testa, credo, e l'ho buttata fuori di casa. Ma vostro marito si era
veramente allontanato da voi? Mio marito è un bravo uomo, signore. Allora non si era allontanato da voi. Lui è... Donna, guardate me. Per quanto voi sappiate, John Proctor ha mai commesso peccato d'adulterio? Rispondete alla mia domanda. È un adultero, vostro marito. No. No, signore. Portatela via! Elizabeth! Di la verità! Risposto! Portatela via! Elizabeth! Io ho confessato! Oddio! Ha voluto difendere il mio buon nome! Elizabeth! Eccellenza, è una bugia Elizabeth. Comprensibilissima. Sospendiamo tutto, vi prego, prima che qualcun altro venga condannato. Non posso più fare tacere la mia coscienza! Da quella testimonianza trapela una vendetta personale. Sin dal primo momento ho avuto l'impressione che quest'uomo fosse sincero. Sul giuramento che mi lega Dio, io gli presto fede. Vi prego di richiamare sua moglie prima che noi... Lei non ha parlato d'adulterio! Dunque, quest'uomo ha mentito. Io credo a lui! Ho sempre avuto il sospetto che questa ragazza fosse falsa e bugiarda! Cosa c'è? Cosa c'è, figliuola? Cosa c'è lassù? Figliuole! Perché gridate? Dove? Perché sei venuto? Il mio viso, il mio viso. Signor Herr, silenzio. Ma voi vedete qualcosa, signor Herr? Silenzio. Dio mi ha dato questo viso. Non devi graffiarmelo. L'invidia è un peccato mortale. Mary! Oh, Mary, come fai a cambiare di aspetto? No, non posso tacere. Io sono al servizio di Dio. Abby, io sono qui. Mary, ti prego, non venire giù. Menzogne! Menzogne! Mary, ti prego non farmi male. Io non le faccio niente! Ma perché avrebbe quest'incubo? Non vede niente, non vede niente! Non vede niente, non vede niente. Abby, smettila! Abby, smettila! Sono qui, sono qui! Sono qui, sono qui! Mary, fa cessare questo maleficio! Signor Danforth! Signor Danforth! Voi fate un patto col diavolo, vero? Mai, mai! Perché non fanno che ripetere le tue parole? Ma datemi una frusta, le faccio smettere io! Stanno scherzando! Stanno scherzando! Abby, basta! Abby, basta! 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 Abby! Fino a poco fa eri tu stessa a essere tormentata. Ora sei tu che tormenti le altre. Dove hai preso questo potere? Io non ho nessun potere! Mi ingannano, signore! Eccellenza, non potete prestargli fede, non potete! Dio condanna i mentitori! Cosa hai detto? Non ti ho sentito! Le ali! Parla! Mary, ti prego, no! 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 Ah! Ah! Governatore, che cosa loro hanno? Del diavolo! Non voglio essere impiccata con te! Io amo Dio! Io amo Mary! Dio! È stato lui a metterti a servizio del diavolo! Mary! Di notte tutti i giorni per fargli firmare, io... firmare! Firmare che cosa? Il libro del diavolo, veniva con un libro! Ti supplico! Il mio nome! Voleva il mio nome! No. Ti ammazzo, mi diceva, se impiccano mia moglie! Dobbiamo andare a sovvertire la corte, mi diceva! Signor Herr, voi che... Veniva a svegliarmi tutte le notti! I suoi occhi erano come carboni ardenti! Le sue dita mi stringevano il collo! E io firmavo! Ma eccellenza, questa ragazza è impazzita! Mary, io ti supplico! Io amo Dio! Mary. Io benedico Dio! Mary, non vengo più con te! No! Abby! No. Non chi ti farò. Siete voi? Eccellenza! Non voglio più ascoltarvi, signor Herr! Volete confessare di essere stato contaminato dal diavolo? Cosa rispondete? Io dico che Dio è morto! Sentitelo, sentitelo! Io vedo un fuoco che brucia! Sento scalpitare lo zoccolo forcuto di Lucifero! Vedo già la sua lurida faccia! Ed è la mia faccia! E la vostra, Danforth! E la faccia di uomini come me!
che non hanno il coraggio di lottare per liberare l'umanità dall'ignoranza! E come voi, che non avete il coraggio di ammettere quello che già sapete nel profondo del vostro cuore maledetto, che qui è tutta una frode, e soprattutto su uomini come noi, che si abbatterà la dannazione di Dio, e noi bruceremo insieme nell'inferno, bruceremo! Maresciallo, prendeteli, lui e Corey, e buttateli in prigione! Io denuncio questo processo! Voi mortificate il cielo per innalzare una squadrina! Io protesto contro questi procedimenti! Mi dimetto dalla corte! Signorel! Signorel! Una cella nella prigione di Salem in autunno. È arrivato il vice governatore. Buongiorno, eccellenza. Dov'è il reverendo Parris? Vado a chiamarlo. Maresciallo, quando è venuto il reverendo L? Verso mezzanotte, mi pare. Cosa è venuto a fare qui? A visitare i condannati alla forca, signore. Prega insieme a loro. Adesso è con Rebecca Nurse e c'è anche il reverendo Parris. Ah, sì? Quell'uomo non ha nessun diritto di venire qui, maresciallo. Perché l'avete fatto passare? Perché me lo ha ordinato il reverendo Parris, signore. Non potevo disobbedirlo. Siete ubriaco, maresciallo? No, ma fa freddo e qui non c'è fuoco, eccellenza. Andate a chiamare il signor Parris. Sì, signore. C'è una puzza tremenda qui dentro. L'abbiamo fatta sgomberare proprio adesso, signore. Cercate di non bere troppo, maresciallo. Sì, signore. Perché non interrogate il reverendo Hale, eccellenza? Non mi sorprenderebbe se avesse predicato nel villaggio di Andova in questi ultimi tempi. Lasciamo stare Andova. Vedremo in seguito. Parris prega insieme a lui. È strano. Eccellenza, mi domando se si faccia bene a lasciare il reverendo Parris con i prigionieri. Mi sembra che quell'uomo abbia uno sguardo da forsennato in questi giorni. Forsennato? L'ho incontrato ieri mentre usciva da casa sua. Gli ho detto buongiorno, ma piangeva e se n'è andato senza salutarmi. Non mi sembra opportuno che in paese lo vedano così angosciato. Ma forse avrà qualche dispiacere. Penso che sia a causa delle vacche, signore. Ci sono tante vacche che vagano per le strade ora che i loro padroni sono in prigione. Ah. E tutti litigano per sapere a chi appartengano. So che il reverendo Parris ha discusso con i contadini tutto ieri. Insomma, vi sono gran liti per le vacche, signore. E queste liti lo fanno piangere. È uno che piange sempre quando ci sono delle liti. Oh, buongiorno, signore. Vi ringrazio di essere venuto. Perdonate se vi ho svegliato così presto. Buongiorno, giudice Otto. Il reverendo Hale non ha nessun diritto di entrare in questa... Un momento, eccellenza, un momento. Ma come, lo lasciate solo con i prigionieri? Cosa è venuto a fare qui? Sentite, eccellenza, è una provvidenza. Il reverendo Hale è venuto per ricondurre Rebecca Nurse a Dio. Vuol farla confessare? Sentite, da 3 mesi che si trova qui, Rebecca non mi ha mai rivolto la parola. Ora invece parla col reverendo Hale. Anche la sorella di Rebecca e Martha Corey e 2 o 3 altre... Lui le supplica di confessare i loro delitti e salvarsi così la vita. Ma questa è una vera provvidenza. E le donne cedono? Cedono? Non ancora, non ancora. Ma mi sono permesso di chiamarvi qui, signore, per decidere se non fosse più saggio di... Volevo sottoporvi un problema, signore. Signor Perry, siate chiaro. Cosa vi turba? C'è un fatto nuovo, signore. C'è un fatto nuovo che la corte deve sapere. Mia nipote, signore, mia nipote Abigail, pare che sia scomparsa. Scomparsa? Avevo pensato di farvelo sapere prima. Da quanto tempo è scomparsa? Questa è la 3ª notte. Vedete, signore, Abigail mi aveva detto che avrebbe passato la notte in casa di Mercy Lewis. Il giorno dopo, quando non è tornata, ho mandato a chiedere notizie al signor Lewis, ma Mercy aveva detto a suo padre che avrebbe dormito a casa mia quella notte. Sono sparite tutte e 2? Sì, eccellenza. Sì, dove possono essere andate? Eccellenza, temo che si trovino a bordo di una nave. Mia figlia mi ha detto di averle sentite parlare di navi la settimana scorsa. E poi, questa notte, ho scoperto che la mia cassaforte è stata scassinata. Mi ha derubato. 31 sterline. Oh. Sono rimasto senza un soldo. Signor Parris, siete un uomo senza cervello. Non serve niente di incolparmi, eccellenza.
Se sono fuggite è perché avevano paura di rimanere a Salem. Capite, signore? Abigail sapeva benissimo che cosa pensa la gente qui a Salem. E poi, quando sono arrivate le notizie del villaggio di Andover... Ad Andover tutto è a posto. La corte vi tornerà venerdì per riprendere l'inchiesta. Non ne dubito, ma qui si parla di una rivolta ad Andover. Non c'è stata nessuna rivolta ad Andover! Vi dico ciò che si mormora qui. Il popolo di Andover ha cacciato via la corte, dicono, e non vuol saperne di stregoneria. C'è una fazione in paese che si nutre di queste notizie. E se devo essere sincero, temo che avremo una sommossa anche qui da noi. Sommossa? Ma se ogni esecuzione è stata accolta in paese con incondizionata soddisfazione. Ah, giudice Hawthorn, le persone che fino ad oggi sono state impiccate erano di un altro genere. Ma Rebecca non è come Bridget, che aveva convissuto 3 anni con Bishop prima di sposarlo. E John Proctor non è come un Isaac Ward, sempre ubriaco e che mandava in rovina la sua famiglia. Volesse Dio che non fosse così, eccellenza. Ma queste persone sono ancora molto stimate in paese. La vista di Rebecca, che intona la sua ultima preghiera nell'atto di salire sulla forca, può provocare, temo, un sentimento di vendetta contro di voi. Eccellenza, Rebecca è stata condannata per stregoneria. Vi prego, giudice Otto, che cosa vorreste proporre? Di rinviare queste esecuzioni, eccellenza. No, non ci sarà nessun rinvio. Signor Cheever, datemi l'elenco. Eccellenza, secondo voi chi di questi condannati potrebbe essere ricondotto a Dio? Mi ci proverò io personalmente prima dell'alba. Ma non c'è tempo sufficiente prima dell'alba. Farò del mio meglio. Per chi nutrite qualche speranza? Eccellenza, un pugnale. Cosa? Stasera, quando ho aperto la porta per uscire di casa, un pugnale è caduto a terra. Non potete far impiccare gente come quella. Io mi trovo esposto al pericolo. Non ho più il coraggio di uscire di notte. Le mie congratulazioni, reverendo El. Siamo lieti di vedervi tornato alla vostra santa missione. Dovete graziarli. Non vogliono confessare. Non capite, reverendo. Non posso graziarli quando 12 persone sono già state impiccate per lo stesso delitto. Non sarebbe giusto. Rebecca non vuol confessare. Tra pochi minuti sorgerà il sole, eccellenza. Avrei bisogno di poter disporre di più tempo. State bene attenti e non fatevi illusioni. Non prenderò in considerazione nessuna domanda di grazia e non accetto rinvii. Chi non confessa sarà impiccato. Un rinvio in questo momento farebbe pensare a un pentimento da parte mia. Così come la grazia o una dilazione fomenterebbero i dubbi sulla colpevolezza di quelli che sono già morti. Finché sono chiamato io a proclamare la legge del Signore, intendo di farlo senza incertezze e senza piagnistei. Se le vostre considerazioni nascono dalla paura di rappresaglie, sappiate che io non esiterei a mandare sulla forca anche 10.000 persone se osassero opporsi alla legge. E neppure un oceano di lacrime salate riuscirebbe a sommergere i miei principi. Siate dunque uomini e aiutatemi come il cielo vi comanda. Avete già parlato con tutti i condannati, reverendo El? Con tutti, tranne Proctor. È nel sotterraneo. Come si comporta Proctor adesso? Sta lì, accovacciato come un'aquila ferita. Sembra morto, solo che ogni tanto accetta qualcosa da mangiare. Ed è questo l'unico segno di vita che dà. Sua moglie deve essere abbastanza avanti nella gravidanza. Sì, signore. Che ne dite, signor Perris? Voi lo conoscete meglio, quell'uomo? Pensate che un incontro con la moglie potrebbe indurlo a cedere? Forse, signore. Sono 3 mesi che non vede sua moglie. Perché non la mandiamo a chiamare? È ancora tanto violento, Proctor? Gli ha colpito di nuovo? Non può più farlo, signore. Adesso è incatenato al muro. Conducete qui la signora Proctor e dopo portate anche lui. Sì, signore. Se rinviate le esecuzioni di una settimana, eccellenza, dichiarando pubblicamente che state cercando di ottenere delle confessioni, tutti penserebbero ad un gesto di misericordia da parte vostra e non di pentimento. Reverendo El, Dio non mi ha dato, come a Giosuè, il potere di fermare il sole.
Così io non posso interrompere il compimento della loro punizione. Se pensate che Dio desideri che voi provochiate una rivolta, signor Danforth, vi sbagliate. Avete sentito parlare di rivolta in paese? Eccellenza! Gli orfani vagano di casa in casa. Il bestiame abbandonato muggisce per le strade. Dappertutto si sente il fetore dei raccolti putrefatti. E in tutti è la consapevolezza che bastano le accuse di qualche sgualdrina a troncargli la vita. E vi stupisce che si parli di rivolta? Dovreste chiedervi come mai non abbiano rasa al suolo l'intera provincia. Reverendo Hale, avete mai predicato al villaggio di Andover durante questo mese? Grazie a Dio, ad Andover non hanno bisogno di me. Non capisco, signore. Perché siete tornato qui? Perché? È molto semplice. Sono venuto a fare il lavoro del diavolo. Sono venuto a consigliare a dei cristiani di mentire. Le mie mani grondano di sangue. Non vi siete accorto che sono tutto macchiato di sangue? Silenzio. Signora Proctor, spero che stiate bene. Mancano ancora 6 mesi alla nascita del bambino. Non abbiate paura. Non siamo qui per togliervi la vita. Noi, reverendo Hale, volete parlare voi con questa donna? Signora Proctor, vostro marito deve essere impiccato stamattina. Lo so. Sapete anche, vero, che io non ho niente a che fare con la corte. Sono venuto di mia spontanea volontà, signora Proctor, perché vorrei salvare la vita a vostro marito. Se lo impiccassero, mi sentirei il suo assassino. Capite cosa voglio dire? Che cosa volete da me? Signora Proctor, da 3 mesi io mi sento come il Cristo nel deserto. Ho tentato di trovare la giusta via perché credevo di sapere che una doppia condanna spetta al sacerdote che consiglia agli uomini di mentire. Non è una menzogna! Non potete parlare di menzogne! È una menzogna! Sono tutti innocenti! Basta! Non voglio più sentirlo dire! Non dovete lasciarvi trarre in inganno su quale sia il vostro dovere, come ho fatto io. Sono venuto in questo villaggio come uno sposo alla sua prediletta, recando doni consacrati. Avevo con me le gemme più preziose della legge santa. Ma qualunque cosa toccavo con serena confidenza moriva. E dovunque io abbia rivolto il mio sguardo pieno di fede, si è versato del sangue. Attenta, signora Proctor, non aggrappatevi a nessuna fede se condizione di questa fede è il sangue. È falsa la legge che spinge al sacrificio. Il dono più prezioso di Dio è la vita. Nessun principio, per nobile che sia, può giustificarne la distruzione. Vi scongiuro, donna, convincete vostro marito a confessare, che egli dica la sua menzogna. E non dovete temere per questo il giudizio di Dio, perché è più probabile che Dio abbia pietà per chi è costretto a mentire che non per chi distrugge la propria vita per orgoglio. Volete spiegargli queste cose? Io non credo che gli voglia ascoltare altri che voi. Ma questi sono gli argomenti del diavolo. Rispetto alle leggi di Dio, donna, non siamo che dei porci. Non possiamo conoscere la sua volontà. Non sono abbastanza istruita, reverendo, per poter discutere con voi. Signora Proctor, non siete qui per discutere. Faccio appello al vostro affetto di moglie. Morirà all'alba vostro marito. Vi rendete conto? Allora vi proverete a convincerlo? Tosce! Siete di pietra! Se devo essere sincero, donna, vi dirò che se non avessi avuto ben altre prove della vostra colpevolezza, i vostri occhi senza lacrime in questo momento costituirebbero una prova sufficiente a convincermi che avete venduto l'anima all'inferno. Perfino una bestia avrebbe pianto davanti a tanta sciagura. È possibile che il diavolo abbia prosciugato in voi ogni lacrima di compassione? Portatela via. Non servirebbe a niente farla parlare con il marito. Fatemi parlare con lui, eccellenza. Proverete a convincerlo. Lo pregherete di confessare? Non prometto niente. Fatemi parlare con lui.
Signor Proctor. Vi prego, eccellenza, lasciateli soli. Signor Proctor, sapete quello che vi aspetta. È quasi l'alba. Consigliatevi con vostra moglie e che Dio vi aiuti a scampare all'inferno. Eccellenza, lasciateli soli. Vorreste un bicchiere di sidro, signor Proctor? Sono sicuro che potrei... Che Dio vi aiuti. E il bambino? Cresce. Nessuna notizia dei nostri ragazzi? Stanno bene. Li ha presi in casa Samuel, il figlio di Rebecca. Non li hai più veduti? No. Elizabeth, sei straordinaria. Ti hanno torturato? Sì. Ora mi ammazzeranno. Lo so. Nessuno ha confessato? Sì. Chi? Molti hanno confessato. Chi? Più di 100 dicono. La signora Galla, Isaia Gutkin, molti. Rebecca? No. Rebecca no. Ha già un piede in paradiso, lei. Non possono farle male. E Giles? Non lo sai. Dove sono io non si sa mai niente. Giles è morto. Quando l'hanno impiccato? No, non è stato impiccato. Si è rifiutato di rispondere né sì né no. Perché se avesse negato l'accusa l'avrebbero certamente impiccato e la sua proprietà sarebbe finita all'asta. Così non ha detto niente. Ed è morto da cristiano, a termini di legge. Le sue terre andranno ai suoi figli. Questa è la legge. Non potevano accusarlo di stregoneria senza prima aver risposto sì o no. Allora, come è morto? L'hanno schiacciato, John. Schiacciato? Sì. Gli hanno messo dei grandi macigni sul petto per obbligarlo a rispondere sì o no. Pare che Giles abbia detto soltanto 3 parole. Mettete più peso. Ed è morto. Più peso? Sì. Era coraggioso Giles Corey. Elizabeth, io ho pensato di confessare. Che cosa ne dici? Se confessassi? Non posso giudicarti, John. Non posso. Tu che cosa vorresti che io facessi, Elizabeth? Io voglio quello che vuoi tu. Voglio che tu viva, John. Questo è certo. Elizabeth, io non posso salire sulla forca come un santo. Io non sono un santo, Elizabeth. La mia onestà è distrutta. Non sono un uomo retto. Posso mentire per salvarmi, senza per questo rovinare nulla che non sia già imputridito da tanto tempo. Eppure finora non hai confessato. Questa è una prova della tua bontà. Io non parlo per disprezzo. È difficile regalare una menzogna a dei cani come questi. Elizabeth, io vorrei che tu mi perdonassi. Oh, non tocca a me, Joe. Io sono... Elizabeth, io vorrei che tu vedessi l'onestà delle mie intenzioni. Perché solo chi non ha mai mentito può salire sulla forca per mantenere pura la propria anima. Ma nel caso mio sarebbe una finzione. Sarebbe un atto di vanità che non ingannerebbe Dio né salverebbe i miei figli dalla strada e dalla fame. Tu che ne dici, Elizabeth?
John, il mio perdono non serve a niente se tu non perdoni a te stesso. Non si tratta della mia anima, John, ma della tua. Voglio solo che tu sia convinto di questo, perché ora l'ho capito. Qualsiasi decisione tu prenda sarà quella di un uomo onesto. In questi 3 mesi, John, ho imparato a leggere nel mio cuore. Ho anch'io i miei peccati da scontare. Soltanto una moglie fredda spinge un uomo all'adulterio. Oh, basta, basta. Bisogna che tu sappia certe no, cose. No, Elizabeth, io non voglio sentire altro. Ti conosco troppo bene. Ti stai addossando i miei peccati, no, John. No, sconto i miei peccati. I miei. John, ho sempre pensato di essere così squallida, così priva d'attrattive, che pensavo di non poter aspirare a un amore sincero. Quando ti baciavo, era il sospetto che ti baciava. Non ho mai saputo come esprimere il mio amore. Ti ho fatto vivere in una casa fredda. Che cosa avete deciso, Proctor? Fra poco sorgerà il sole. Fa come vuoi, ma non farti giudicare da nessuno. Non esiste sotto il cielo un giudice più degno di Proctor. Perdonami, John. Non sapevo che ci fosse tanta bontà al mondo. Io voglio vivere. Allora, confesserete? Voglio vivere. Dio sia lodato. È un miracolo. Confesserà! Proctor confesserà! Ma perché gridate? È un'infamia, vero? È un'infamia. Non posso giudicarti, John. Non posso. Ma allora chi mi giudicherà? Oh, Dio del cielo! Che cos'è John Proctor? Che cos'è John Proctor? Credo sia giusto. Credo di sì. Io non sono un santo. Lascia che ci vada Rebecca a morire come una santa. Da parte mia sarebbe una frode. Non sono il tuo giudice. Non posso esserlo. Fa come vuoi. Fa come vuoi. Dio sia lodato, uomo. Dio sia lodato. Ne avrete un compenso in paradiso. Ne... Signor Civa, siete pronto? Subito, signore. Ma perché scrivete? Perché? Perché serva da insegnamento a tutto il paese, signore. La vostra confessione verrà fissa sulla porta della chiesa. Dov'è il maresciallo? Maresciallo, fate presto! Allora, signor Proctor, volete parlare lentamente, in modo chiaro, così da facilitare il compito al signor Civar? Presto, è quasi l'alba. Il paese è in attesa davanti al patibolo e io vorrei poter diffondere subito questa notizia. Avete visto il diavolo? Sì, sì, ho lodato il Dio. Quando è venuto da voi, quali sono state le sue richieste? Vi ha chiesto di servirlo su questa terra? Sì. E voi vi siete impegnato a servirlo. Ah. Avanti, avanti, donna, avanti. Oh, John, stai bene, sì? Coraggio, datele il buon esempio, che possa approfittarne anche lei, che possa tornare anche lei in grazia del Signore. Ascoltatelo, signora Neos. Dunque, voi vi siete impegnato a servire il diavolo. John. Sì. Ormai, donna, dovreste capire che non serve a nulla continuare in questa congiura. Siete disposta a confessare con lui? Oh, John, che Dio abbia pietà di te. Dunque, signora Nurse, volete confessare? Ma è una menzogna. È una menzogna. Come potrai dannare me stessa?
Non posso. Signor Proctor, quando il diavolo è venuto da voi, l'avete mai visto accompagnato a Rebecca Nurse? Avete mai visto questa donna con il diavolo? No. Avete mai visto Mary Esty, la sorella di Rebecca, con il diavolo? No, mai. Avete mai visto Martha Corey con il diavolo? No. Signor Proctor, credo che vi sbagliate sul mio conto. Io non sono stato delegato a mercanteggiare la vostra vita con una menzogna. Voi dovete pure aver visto qualcuno con il diavolo. Signor Proctor, una ventina di persone almeno hanno già testimoniato di aver visto questa donna con il diavolo. Ma se è già stato dimostrato, perché devo dirlo io? Perché dovete dirlo? Perché dovreste rallegrarvi di dirlo, signore, se è vero che la vostra anima si è sinceramente purgata dall'amore per l'inferno. Ma gli altri credono di morire da santi. Io non voglio infangare i loro nomi. E voi credete, signor Proctor, che veramente muoiano da santi? Ma questa donna non ha mai saputo di essere al servizio del diavolo, signore. Signor Proctor, io penso che non sappiate bene quale sia il vostro dovere. Ciò che questa donna crede o sa non ha alcuna importanza. È stata riconosciuta colpevole. Ora, però, è soltanto la vostra anima in discussione. Volete dirmi i nomi delle persone che hanno congiurato con voi? Vi risulta che Rebecca Nurse sia mai stata... Io confesso i miei peccati, ma non voglio giudicare gli altri. Non voglio rispondere. Eccellenza, è sufficiente che confessi le sue colpe. Fatelo firmare, fatelo firmare. Ci ha reso già un gran servizio, eccellenza. Il suo nome ha molto peso. La notizia che Proctor ha confessato farà colpo in paese. Vi prego, fatelo firmare. Il sole è già alto, eccellenza. Allora su, firmate la vostra confessione. Dategliela. Coraggio, firmate. Siete stati tutti testimoni. Dovrebbe bastare, no? Non volete firmare? Siete stati tutti testimoni. Cos'altro ci vuole? Firmate, altrimenti non costituisce una confessione. Sia ringraziato, signore. Signor Proctor, datemi quel foglio. No. No. Signor Proctor, io devo avere... No, no, è tutto fatto. Non c'è bisogno d'altro. Ma Proctor, bisogna che il paese abbia la prova che voi... Io ho confessato a Dio. E Dio ha visto il mio nome. Basta, non c'è bisogno d'altro, è tutto fatto. Signor Proctor... Voi siete qui per salvarmi l'anima, no? Io ho confessato. Non avete confessato. Ho confessato. La penitenza non è valida se non si rende pubblica. Ma Dio non ha bisogno che la mia firma venga fissa sulla porta della chiesa. Dio conosce il mio nome. Dio vede la bassezza dei miei peccati. Basta. Signor Proctor, bastare. Io non intendo prestarmi al vostro gioco. Io non sono né Saragut né Tituba. Sono John Proctor. Non mi presto al vostro gioco. Nel prezzo richiesto per la mia salvezza non è compresa la mia complicità. Non voglio affatto. Io ho tre figli, signore. Come posso insegnar loro ad agire da uomini nel mondo se io tradisco i miei amici? Ma non tradite i vostri amici. Io li tradisco, invece, proprio perché questo foglio viene affisso sulla porta della chiesa nello stesso momento in cui essi salgono sulla forca per non avere parlato. Signor Proctor, io devo avere prove solide, legali, che voi... Voi rappresentate l'alta corte. Basta dunque una vostra parola. Dite loro che io ho confessato. Dite loro che John Proctor si è piegato ed ha pianto come una femmina. Dite quello che volete, ma il mio nome non può... Secondo voi è la stessa cosa che io l'annunci o che voi l'abbiate sottoscritta? No, non è la stessa cosa. Quello che dice un altro e quello che firmo io non è la stessa cosa. Che cosa significa, signore? Che voi avete intenzione di rinnegare la vostra confessione quando sarete libero? Non intendo rinnegare nulla. E allora, signor Proctor, spiegatemi, perché non volete? Perché c'è il mio nome. Perché non potrò averne un altro nella mia vita? Perché mentisco e sottoscrivo le mie menzogne? Perché non valgo la polvere calpestata dai piedi di quelli che saranno impiccati? Ma come potrei vivere senza il mio nome? Vi ho dato la mia anima. Lasciatemi il mio nome. Quel documento è dunque falso. Se è falso, signore, io non l'accetto. Non mi servo di una menzogna. Portatemi la vostra sincera confessione
o non potrò salvarvi dalla forca. Cosa scegliete? Ti impiccheranno, non puoi. Sì, posso. Ecco il vostro primo miracolo. Io posso. Voi avete esercitato il vostro potere proprio perché ora io credo di vedere in John Proctor un indizio di virtù, non abbastanza per farne una bandiera, ma di una tale purezza da poterlo difendere da cani come voi. Oh, Elizabeth. Non offrir loro il tuo pianto, Elizabeth. Le lacrime li fanno gioire. Mostra loro la tua dignità. Fa del tuo cuore un sasso e servitene per trascinarli in fondo e farli affogare. Impiccateli nel punto più alto del paese. Chi piange per loro, piange per il peccato. Vada lui. Siamo ancora in tempo. Vada lui. Pronto. Vai, donna. Vai. Supplicalo. Donna, digli che la sua è superbia e vanità. Aiutalo. Cosa ci guadagna a morire? Pensa che le sue ceneri o i vermi possono parlare per lui e insegnare la sua verità? Vai, vai, risparmiagli questo scempio. Ha ritrovato la sua virtù. Dio! Dio! Dammi la forza di non turbare la sua pace. Oh,